la registrazione risulta avviata. Ok, Grazie. buongiorno a tutti. Commissione Buongiorno. 4 dell'8 gennaio 2021. Ricordo a tutti i partecipanti che la seduta è videoregistrata e verrà pubblicata sui canali dell'amministrazione. Quindi chi lo desiderasse può per esempio provvedere a disattivare il video se non desidera che la sua immagine venga poi trasmessa sul canale YouTube municipale. Procedo con l'appello, Possiamo? Sì, Presidente. grazie. Ok. Allora, quindi oggi è 8 gennaio 2021, sono le ore 9:04. Principato. Presente. Ferrauto. Assente. Toti. Presente. Candigliota. Assente. Tripputi. Presente. Angela, ti sentiamo male. Tripudi presente poi? Sì, Vitrotti assente. Ok, quindi sono presenti tre consiglieri su sei. Bene, quindi Grazie. abbiamo il numero legale, grazie a te Claudia, possiamo procedere con l'apertura dei lavori. Allora, oggi abbiamo invitato il dottor Airaghi, direttore dell'area socio-educativa. Come dicevo prima, abbiamo la dottoressa Laura Paradiso, che partecipa in qualità di assistente sociale responsabile della sottoarea progetto del segretariato sociale, punto unico d'accesso. Buongiorno dottoressa, grazie Buongiorno, per la partecipazione. grazie a voi per l'invito. Allora, all'ordine del giorno dei lavori abbiamo al primo punto l'area inclusione servizio, inclusione, scusate, accesso ai servizi, azioni di sistema, sottoarea del progetto segretariato sociale, punto unico d'accesso, quindi una relazione da parte degli uffici sullo stato del servizio. Al secondo punto abbiamo l'approvazione dei verbali sedute precedenti, dovremmo avere un solo verbale in effetti da approvare, e al terzo punto le varie ed eventuali. Quindi nella seduta di oggi proseguiamo un po' quel lavoro di analisi che stiamo facendo su tutte le sottoaree dei servizi sociali per fornire alla Commissione e ai cittadini una panoramica completa dei servizi. Oggi quindi ci occuperemo di segretariato sociale e punto unico d'accesso. Abbiamo già avuto il piacere in passato di avere la dottoressa Paradiso in commissione che ci ha sempre relazionato puntualmente sullo stato del servizio. Se non ci sono domande da parte delle colleghe e dei colleghi, io lascerei subito la parola alla dottoressa per una relazione appunto sullo stato del servizio. Non vedo prenotazioni, prego, dottoressa. Allora, diciamo che questa mia relazione non potrà prescindere dal momento storico che stiamo vivendo e quindi dalle varie anche così, diciamo dai vari cambiamenti che abbiamo dovuto fare in itinere rispetto ad un andamento classico che voi conoscete bene del nostro servizio. Voi lo sapete perché appunto ci siamo incontrati in altre occasioni. Il nostro è un servizio che fa accoglienza, informazione, consulenza, orientamento ed è un servizio, diciamo, che in qualche modo io dico rappresenta un po' le istituzioni, anche l'ente locale in particolare nel territorio, perché è un cosiddetto servizio di prossimità. E fino adesso, diciamo, non abbiamo mai dovuto mettere filtri, quindi avevamo appunto un'accoglienza continuativa e diretta, mentre, ahimè, da che abbiamo avuto questa emergenza sanitaria, abbiamo dovuto organizzare il servizio in maniera un tantino diversa. Quindi in questo momento storico stiamo prendendo appuntamenti sia, per la prima informazione che per l'area dei colloqui con gli assistenti sociali, quindi l'area, diciamo, dell'approfondimento, come la chiamiamo noi. Dottoressa, lei mi perdonerà, io durante la discussione dovrò interromperla per fare alcune domande, richiedere degli approfondimenti, Meglio, fare dei assolutamente. passaggi. Va Quindi la benissimo. ringrazio fin da subito. Vuole già chiedermi qualcosa in particolare? Perché non ho per me va bene, anzi, mi aiuta nella relazione. Diciamo che, dottoressa, questa seduta, come dicevo, poi andrà
pubblicata sul canale YouTube, quindi Certo. sarà accessibile a tutti i cittadini e le cittadine, quindi anche ai non addetti ai lavori. Quindi cercheremo di spiegare in maniera semplice di che cosa si tratta, di che cosa si occupa il servizio, perché è poi uno dei cosiddetti servizi LIVEAS, no? Quindi servizi essenziali da Assolutamente. garantire ai cittadini. Sì. Quindi partirei per esempio dalla localizzazione delle sedi. Quanti Perfetto. Allora, punti d'accesso sì. abbiamo sul municipio? Allora, noi fortunatamente abbiamo mantenuto faticosamente due sedi. Una è quella che è all'interno della Villa Lazzaroni, quindi la sede di Fortifiocca, e una è in via Tuscolana 950, all'interno dell'attuale poliambulatorio San Raffaele. Al quarto piano noi abbiamo una sede che io definirei come sede storica, e in cui appunto facciamo accoglienza, informazione, orientamento e consulenza a tutti i cittadini che lo richiedono. Prima riuscivamo a farlo ovviamente senza appuntamento, adesso, data l'emergenza sanitaria, lo facciamo su appuntamento. Ok, abbiamo in sede, nelle due sedi, tre operatori in entrambe, e solitamente abbastanza fluido come circuito, nel senso che sono sia in prima informazione che per l'approfondimento dei colloqui, è disponibile sempre con appuntamento un assistente sociale proprio per l'approfondimento e un eventuale invio al servizio sociale municipale. Il servizio viene svolto direttamente da personale del municipio o attraverso una cooperativa, quindi No, un bando pubblico? sì, devo dire da sempre, perché sia la realtà dell'ex decimo che la realtà dell'ex nono, anche quando appunto abbiamo attuato l'accorpamento, sono state appunto due realtà che devo dire da sempre hanno avuto questo servizio, questo di fatto LIVEAS dal 2004, ma sempre esternalizzato. E questo, date le condizioni, io dico i numeri del personale, diciamo, Personale interno, incardinato, ecco. certo. E quindi niente, diciamo, abbiamo un'ATI, diciamo, quindi sono due cooperative che si sono fuse proprio per la gestione di questo servizio sul territorio. Cooperative storiche, nel senso che conoscono bene e ben incardinate da sempre, diciamo, sui nostri territori. Nostro è un Quindi territorio diciamo il grande. personale che ci diceva prima, le tre assistenti sociali e i tre operatori, Sì, diciamo di sportello, dell'informazione. diciamo, sono tutti Sì, appartenenti alla cooperativa che gestisce il servizio in ATI, quindi in associazione. Mentre poi lato nostro, lato municipio, c'è lei in qualità di responsabile del servizio. assolutamente, sì. Bene. Quindi diceva, questi operatori offrono appunto un'attività di primo livello di front office, ma Sì. anche di secondo livello. Cioè, quindi Sì. un cittadino, quando ha necessità di usufruire di un qualsiasi servizio sociale del Sì. municipio, dovrebbe proprio far riferimento al segretariato sociale. È la porta Assolutamente. d'accesso, in effetti, ai servizi, no? Sì. È la porta di accesso ai servizi ed è per quello che, come dire, facciamo dall'informazione in poi, quindi all'approfondimento più professionale, diciamo, della domanda, offriamo ai cittadini quella che noi definiamo l'accoglienza proprio del municipio, ecco, a tutta una serie di problematiche che possono sorgere all'interno, io dico, di una vita, ecco, e proviamo, ecco, anche a codificare un po', a decodificare la domanda del cittadino per capire poi cosa offrire al cittadino, che tipo di percorso. L'importanza fondamentale di questo servizio è proprio questo, perché in maniera riduttiva, il termine è riduttivo, ma in realtà si tratta di un enorme lavoro, voi fungete da filtro rispetto alle richieste dei cittadini, perché un cittadino che non sa cosa deve, cioè a chi rivolgersi, si rivolge al segretariato sociale per capire appunto ed essere indirizzato.
rispetto ai servizi. Quindi la sua responsabilità è proprio nella gestione complessiva del servizio, ma anche nel raccordo con le aree di servizio sociale dell'ufficio relazioni con il pubblico, ma di tutti gli altri uffici del municipio. Assolutamente. Quindi è un ruolo sicuramente fondamentale perché si tratta di uffici magari anche non afferenti alla socioeducativa, no? Sì, Perché immagino assolutamente. riceviate richieste di ogni genere, di ogni tipo. Penso, non lo so, a una persona straniera, per esempio, avete il mediatore culturale, quindi c'è anche la La possibilità, possibilità, diciamo, di ricevere delle persone straniere fornendogli tutta l'accoglienza disponibile, che magari ha bisogno semplicemente della residenza, della carta d'identità o diciamo assolutamente, delle cose di base, basilari, e voi anche lì, anche se in realtà vi occupate soprattutto dei servizi sociali, in realtà è anche questa una modalità di espletare il vostro lavoro, cioè quello di fornire tutto il supporto necessario a chi ha qualsiasi tipo di necessità. assolutamente sì. I diritti di cittadinanza partono da un semplice, se vogliamo definirlo così, documento, da una residenza. Si inizia così, ecco, a garantire i Volte. diritti di cittadinanza. Diciamo quindi come viene poi organizzata la parte, diciamo, che sta dietro, no? Tutto il lavoro che Il venite back che office, di back come lo office, definiamo, esatto, il gruppo di lavoro, insomma, come viene gestito poi in effetti Allora, questa cosa? diciamo che è fondamentale in un servizio come questo il back office, perché poi di fatto io dico, se non c'è back office di qualità, non ci può essere un front office di qualità, nel senso che ci sono tutta una serie di attività che devono Dietro le essere quinte. dietro le quinte per poter far funzionare poi in effetti l'accoglienza al pubblico. E tantissimo, come dire, io dico, vale la condivisione di quello che facciamo quotidianamente. Noi abbiamo una giornata di back office che è proprio dedicata all'equipe e a tutto questo lavoro che viene fatto di inserimento dati, aggiornamento, condivisione delle problematiche che si sono vissute durante la settimana in merito a volte a delle situazioni più complesse, raccordo con il territorio, perché non solo facciamo, io dico, questo raccordo con il servizio sociale e tutti gli uffici afferenti ovviamente al municipio, ma anche molto, e in questa fase io devo dire ancora di più, tutta quell'attività che ci ha consentito poi anche di fare un lockdown sempre presenti in qualche modo, che in Garantendo raccordo con la comunque rete. continuità del servizio, anche se c'è stato uno spostamento temporaneo di una delle due sedi, però in realtà siamo andati sempre in continuità, almeno telefonicamente, sempre in continuità. Mi interessa molto il discorso dell'interazione con gli altri servizi territoriali. Penso ad esempio all'azienda sanitaria locale, no? Nelle sedute precedenti noi abbiamo sentito, come dicevo, anche gli altri responsabili dei servizi che ci lamentavano proprio una difficoltà di interazione con le ASL, dovuta anche lì a un numero contenuto rispetto al personale necessario, eccetera. Poi parleremo nel dettaglio di PUA, però di base quali sono i rapporti con le ASL? C'è una collaborazione proficua? Avete dei punti di riferimento? Sì, mi sembra che diciamo, soprattutto in quest'ultimo anno sono cambiate delle cose, ma sono cambiate non tanto in merito alla nostra, io dico, relazione con i colleghi, perché poi credo che i nostri servizi si basino anche sulla diciamo, relazione personale, ma sono cambiati perché in effetti anche questi nostri servizi territoriali, dico nostri perché sono istituzionali, quindi Certo. un servizio come il CAD, disabili adulti, età evolutiva, sono servizi con i quali collaboriamo, quindi io mi sento assolutamente dentro, diciamo, questa rete, e erano quasi svuotati di personale. Da un anno a questa parte stiamo recuperando dei colleghi con i quali creare, in maniera, io dico, virtuosa, una rete di servizi che ci consente poi di lavorare su realtà
che nel frattempo si sono anche molto, come posso dire, complessizzate, nel senso che questa emergenza sanitaria, della quale non possiamo far finta, insomma, e dobbiamo considerare che ha di molto anche creato difficoltà sul territorio, e sia a livello sociale che a livello sociosanitario. Quindi avere questi colleghi con i quali collaboriamo, devo dire, in maniera molto molto positiva, è per noi fondamentale. Il PUA, ecco, se posso introdurre l'argomento, Sì, sarà. volevo prima chiederle, mi scusi se la interrompo, volevo solo chiederle, ecco, un cittadino o una cittadina media che vuole accedere al servizio del segretariato sociale, cosa deve fare? A chi si deve rivolgere? Quali sono i canali? Sì, in questo momento i canali sono due. Il telefono, che rimane, come dire, in questa fase per prendere un appuntamento, diciamo il canale principale, è un indirizzo di posta elettronico dedicato che si trova sul sito al segretariato sociale settimo municipio. Perfetto, Questi sono, diciamo, i due canali privilegiati. noi con la dottoressa Giorgi qualche settimana fa Sì. verificavamo in effetti che poi c'è stato anche un aggiornamento continuo delle informazioni sul sito municipale. Noi stessi avevamo sollecitato un intervento di questo tipo che non dipendeva ovviamente direttamente da voi, ma da chi si occupa della gestione del Certo, sito, e sappiamo che è certo. una gestione non semplice perché una parte viene operata direttamente dal municipio, un'altra parte invece il Dipartimento Trasformazione Digitale che si Sì. occupa dell'aggiornamento delle informazioni. Però devo dire c'è stata una tempestività effettivamente proprio nel momento maggiore di necessità. Quindi tutti i canali sono stati aggiornati, sia quando c'è stato il trasferimento temporaneo della sede tuscolana, Sì. diciamo sia durante tutto l'iter di questa pandemia, proprio già dall'inizio, insomma, già dal primo lockdown. Sì. Quindi niente, stavo parlando del PUA, ecco, di questa collaborazione che noi ci auguriamo di avere sempre più consistente da marzo, con appunto questo punto unico di accesso socio-sanitario che si trova già attualmente nella Casa della Salute a via Antistio numero 15. E col quale già collaboriamo, all'interno del quale c'è già una collega assistente sociale, una collega amministrativa, come dipendenti ASL, ai quali ovviamente ci affiancheremo a marzo, io spero in maniera definitiva, per tutto un anno, diciamo che abbiamo 2021, e fisicamente riusciremo lì proprio a fare un'accoglienza socio-sanitaria. Sempre Questo sarà con il personale della cooperativa. sempre con il personale di cooperativa che ha, come dire, mostrato interesse, diciamo così, per questa nostra selezione. Ecco. Quanto è stato fondamentale se c'è stato un rapporto con le realtà territoriali in questo momento, l'associazionismo, il terzo settore? Io ho visto che nel tempo abbiamo Fondamentale. attivato una serie di protocolli con la Croce Rossa, con le Sì, associazioni del territorio. ovviamente. La Croce Rossa, la Protezione Civile a quel tempo proprio, diciamo, di emergenza, tutte le realtà territoriali, centri di ascolto parrocchiali, la comunità di Sant'Egidio. Devo dire che, così come insomma leggiamo in varie occasioni, il periodo più buio, che è stato quello proprio del lockdown, di fatto non fatto fiorire, perché erano già presenti, ma è come se avesse chiamato un po' Ha evidenziato con a maggiore evidenziare, intensità, sì, sì. questa rete di solidarietà che già presente sul territorio di fatto operava. Ecco, questo devo dire è stato una bella conferma rispetto al lavoro che in qualche modo negli anni, devo dire, è stato fatto, ecco, dal municipio. Questo sì. Il settimo municipio, lei ci dice, fa parte dei tre municipi pilota chiamati a testare e sperimentare lo strumento del SIGES. Abbiamo parlato del SIGES anche in altre occasioni, Sì. sentendo i responsabili degli altri servizi. Ricordo Sì. Sì.
non tanto ai colleghi, ma soprattutto ai cittadini, che il SIGES è un sistema informativo per la gestione dei servizi sociali, è una sorta di gestionale comunicativo. Uno dei problemi che riscontriamo sempre, molto di frequente, è proprio questa difficoltà che voi stessi ci denunciate di comunicazione tra i vari enti, dal municipio al comune, tra municipio e le ASL, tra i municipi e le questure, in alcuni casi in alcuni servizi particolari, eccetera, eccetera, eccetera. Visto che è dal 2017 che questo municipio è pilota su questo nuovo sistema, volevo capire in effetti questo Spiego test, questa meglio. sperimentazione, come sta procedendo e se sta dando i frutti sperati. Allora, il nostro municipio, da che ricordo, almeno insomma ormai da una decina d'anni, ha sempre sperimentato gli strumenti informatici che in qualche modo o dalla regione o dal Dipartimento Politiche Sociali negli anni ci sono stati, diciamo, presentati. Questo perché? Perché come segretariato sociale crediamo fortemente che lo strumento informatico sia uno strumento essenziale di lavoro. Devo dire che io dico sempre siamo fortunati perché abbiamo avuto sempre all'interno dei nostri progetti di segretariato sociale un tecnico informatico e poi una proposta, diciamo, di strumenti informatizzati estremamente semplici ma efficaci. Quindi noi abbiamo di fatto una banca dati che ancora prima del SIGES raccoglie i nostri dati, E ok? questa Come banca municipio. dati, cui fa riferimento quella municipale, ha una comunicazione con il comune? È No. collegata al comune? No, Quella che è abbiamo solo interna. ecco, è solo interna. Qual è il valore aggiunto per cui noi abbiamo deciso di provare a sperimentare questo nuovo strumento che è SIGES? Proprio questa valenza, che è una valenza comunale, non più locale, e che in prospettiva ci consentirà di avere uno stesso strumento informatico da poter condividere con i 15 municipi del comune. Questo strumento informatico è uno strumento, intanto io dico altamente qualificato perché fatto da colleghi assistenti sociali che quindi sul campo lo hanno già in qualche modo immaginato inizialmente e poi provato. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto un riuso di questo strumento che già veniva utilizzato da altre regioni, da altri comuni italiani. Gli abbiamo chiesto di testarlo sulla realtà di Roma Capitale, che come ben sapete tutti è una realtà comunque sempre Molto molto complesso. complessa, io dico è anche differente dagli altri comuni Certo. italiani. E quindi qual è stato il nostro compito? È stato piuttosto un compito, io dico, fino adesso interno al municipio, perché di fatto ha testato lo strumento per verificarne, io dico, l'efficacia. E poter in qualche modo, insieme agli altri due municipi che hanno appunto sempre testato lo strumento, come dire, segnalato al Dipartimento quelle criticità che potevano essere migliorate per avere uno strumento, io dico, anche più efficace all'interno di tutta la realtà comunale romana. In questo caso le Quindi domande sono due. io Prego, sono prego, finisca. per così Sì. fare quel passaggio che è fondamentale, diciamo che noi ci troviamo adesso al 2021, che questo strumento è l'unico strumento informatico per la gestione dei servizi sociali che all'interno dei municipi e quindi del comune di Roma sarà utilizzato. Quindi noi ad oggi, a parte come dire, tutto il periodo di test che abbiamo fatto, ad oggi insieme ai 14 municipi testeremo questo strumento come unico. Quindi da adesso noi utilizzeremo tutti solo questo. E questo ci sta mettendo anche in un grande fermento, devo Certo, dire. immagino. Quello che volevo chiedere era proprio questo, cioè trascorsi 4 anni, essendo stato il municipio 7 uno di quelli pilota, diciamo, no?
durante questo percorso, per esempio quello che ci diceva prima rispetto ai feedback da parte del Dipartimento Sì. in merito a quelle che erano le vostre segnalazioni di miglioramento dell'applicativo, Ci avete sta. avuto delle risposte positive, Positive. pronte? Sì. Diciamo, il lavoro è andato avanti facilmente o avete incontrato le difficoltà, No, diciamo, da allora. parte del Dipartimento? E la seconda domanda è: funziona? Cioè, in effetti, oggi siamo in una fase in cui voi potete dirci: sì, se io ho un cittadino che accede al segretariato sociale, ho finalmente questa banca dati dove posso vedere, non dico tutto, però insomma le maggiori informazioni e le informazioni soprattutto necessarie per svolgere il mio lavoro al Allora, meglio. diciamo questo, che quanto funziona in termini di banca dati lo andremo a verificare sicuramente in maniera, diciamo, generale tutti, come le dicevo, forse tra un anno. Cioè io a gennaio del 2022 potrò fare riferimento ad una banca dati 2021 che è stata quella per tutti unica, e Certo. che ha visto tutti i municipi di Roma utilizzare questa piattaforma che si chiama SIGES. Una piattaforma peraltro anche condivisa e supportata dal Ministero, questo lo voglio dire perché è fondamentale, questo aspetto. Quindi attualmente quello che noi possiamo dire è se quando di fronte il cittadino io riesco nel colloquio che faccio, sia in prima informazione che nell'area dell'approfondimento, ad utilizzare tutti i campi necessari. Perché il problema, scusate se sono forse un pochino più tecnica, ma credo che possa essere utile anche Certo. ai cittadini sapere questa cosa. Il problema degli strumenti informatici, in particolare per i servizi sociali, è proprio questo: avere strumenti che siano in grado di descrivere una realtà compressa, qual è quella della nostra vita, di quella della vita di tutti i cittadini. Vista E dalla quindi, prospettiva dell'assistente sociale. vista dalla prospettiva dell'assistente sociale, da una raccolta di dati che in prospettiva mi deve consentire di fare dei report. Quindi che cosa vuol dire questo? Che io devo essere in grado con uno strumento informatico di incasellare tutta una serie di informazioni che mi consentano tra un anno di dire quali sono state le fragilità, quali sono le difficoltà, che servizi sociali mi servono per ottimizzare una risposta ai cittadini più Ecco, questo è facile e più. fondamentale. Questo è fondamentale perché non è quindi solo una raccolta dati delle esigenze del singolo cittadino per potergli fornire delle risposte adeguate, ma è anche uno strumento d'analisi del bisogno Assolutamente. del singolo municipio. Cioè, Sì. quindi lei, ecco perché ci dice, fra un anno, cioè quando sarà chiusa questa famosa fase di test e Ormai saremo a la regime. fase di test è chiusa, si è chiusa alla fine del 2020. Mi sono espresso male. Quando sarà chiusa, diciamo, una prima raccolta dati di un anno intero, a Sì. questo punto voi sarete in grado di fare un'analisi completa perché avrete tutte le informazioni a disposizione. Mi Assolutamente. chiedevo se, perché io ricordo di questa cosa quando ancora c'era il vecchio direttore del Dipartimento Politiche Sociali, se ne parlava appunto nel 2017, partecipai a una commissione Vero. capitolina su questo. Vero. Ecco, volevo capire se poi in effetti c'è anche, è prevista, diciamo, lungo il percorso un'interazione con i servizi della ASL, ritornando, diciamo, Allora. sul discorso, diciamo, di offrire un'assistenza Sì. socio-sanitaria completa, Sì. perché al momento, da quel che ci spiegava prima, è sicuramente un punto di incontro di tutti i municipi e quindi della situazione cittadina a Sì. livello, diciamo, proprio di amministrazione Sociale. dei Sì. municipi sociale. Sì. Ma c'è un'integrazione, è prevista lungo il percorso integrazione Questo. sanitaria con le ASL? Allora, diciamo che ha toccato evidentemente uno, diciamo, dei nervi scoperti rispetto a questo tipo di situazione, ma nel senso che gli strumenti informatici partono da un presupposto, che è quello di tutelare tutti i cittadini rispetto alla propria privacy.
E visto che noi, tutti noi, sia noi come servizio sociale che come, e quindi municipale, che i miei colleghi del distretto, diciamo, abbiamo tutto a che fare con dati sensibili, la prima cosa che dobbiamo fare è garantire al cittadino che tutta questa raccolta di dati rimanga all'interno di quelli che noi definiamo dei bunker, che sono Certo. bunker, no, di dominio, Che quindi seguono comunale poi il e GDPR. distrettuale. E Certo. questa poi la difficoltà. Quindi, come sta dicendo lei, sicuramente in prospettiva quello che si dovrà fare è integrare parte di questi strumenti per poterli condividere lì proprio dove andremo a fare la prima integrazione. Io dico che sarà il PUA, no? Quella dell'accoglienza. Esempio Quindi, pratico. sì, quella sarà un'area che secondo me, come dire, in prospettiva sarà la prima a dover condividere a livello informatico, ma che attualmente vede, come dire, ci vede insieme come strumenti, anche se separati. Quindi, come dire, dobbiamo fare proprio questa opera di integrazione sulla quale si sta lavorando già da tempo, per consentire di avere un unico strumento. Ma questo con tutta una complessità relativa anche alla normativa sulla privacy, che non è l'unica cosa, ma è una delle cose fondamentali che comunque ai cittadini va garantita. Certo. Lei ha, come dire, delle buone, cioè pensa che la cosa possa andare a buon fine secondo i presupposti di oggi? Se Allora, dovesse dare un giudizio così premonitore, sarò molto pensa sincera, che. non è la prima sperimentazione che faccio, però questa è l'unica, e questo e quindi mi fa sperare al bene e alla riuscita di questo strumento, è l'unica che vede il Ministero e la Regione Lazio in prima linea. Mi fa sperare bene perché avendo questa ottica, quindi anche di maggiore condivisione anche con i distretti sanitari della Regione Lazio e anche il Ministero come dire, come obiettivo, mi fa immaginare che forse questo sarà uno strumento che ha un futuro e che avrà un futuro, non soltanto nella Regione Lazio, ma in più comuni, in più regioni italiane dove già viene utilizzato questo strumento. Quindi sì, Quindi in meno questa occasione sono positiva, mi sento di dire male. che possiamo avere un futuro con il Meno male. CISET, Quando sinceramente. parlava di integrazione dei servizi sociali, del segretariato sociale con tutti i servizi, penso a quello che citavamo prima nell'anagrafico, no? Quindi Sì. anche quell'ufficio rientrerà all'interno di questa piattaforma? Cioè, se voi avrete necessità di verificare, non lo so, la residenza di un cittadino o un'informazione di questo tipo, sarà integrata all'interno della piattaforma? Allora, in effetti, grazie di avermi fatto questa domanda perché è uno degli elementi, secondo me, anche funzionali più importanti di questo SIGES. Noi con il SIGES abbiamo già attualmente la possibilità di fare una sorta di verifica anagrafica. In che senso? Noi abbiamo all'interno diciamo dello strumento SIGES la possibilità che attraverso il nome e il cognome e ovviamente una data di nascita possiamo, se non altro, verificare se quel cittadino risiede nel comune di Roma e nella fattispecie in settimo municipio. Ah, quindi Questo è c'è già per noi un già uno strumento collegamento. fondamentale. Non la chiamiamo verifica anagrafica perché noi lo facciamo semplicemente, come dire, In maniera come consultativa. verifica per poter dire al cittadino sì, possiamo iniziare a fare un percorso insieme. Oppure no, guarda il tuo municipio è un altro municipio e ti diamo le indicazioni per andarci. Ma di fatto è un servizio che già abbiamo all'interno dello strumento. Quindi viene implementato dall'ufficio anagrafico? Allora, è come se il sistema SIGES in qualche modo può già attingere dalla banca dati, quindi dall'anagrafe comunale, una serie di Ah, informazioni. quindi è già collegato, almeno Sì, in parte. già un collegamento informatico. Ok, Questo per perfetto. noi è molto importante, sono sincera, è un Intanto elemento fondamentale.
Le chiedo solo un attimo, diamo il benvenuto al consigliere Candigliota, quindi registriamo la sua presenza ore 9:37 e poi ho una prenotazione, c'è la collega Angela Tripputi che vorrebbe fare un intervento. Prego, Angela. Sì, grazie. Innanzitutto buongiorno a tutti. Buongiorno. In riferimento a quanto stava dicendo lei, dottoressa, per quanto riguarda l'anagrafico, mentre appunto stava sviluppando, diciamo, il suo pensiero, mi è venuto così un flash perché prima abbiamo parlato anche diciamo, delle mediazioni interculturali, no? Questo problema appunto di poter far capire ai cittadini stranieri determinate procedure, ma soprattutto anche capire noi come uffici quello che il cittadino poi alla fine richiede, no? E in virtù di tutto questo, visto che abbiamo questo, diciamo, semi-collegamento con l'anagrafico, che ancora magari forse dovrebbe essere completato, credo. Abbiamo la possibilità, o non so se già si fa, ove diciamo, il cittadino ha difficoltà, per esempio, per un cambio di residenza, o diciamo, per fare delle procedure che effettivamente servono all'ufficio anagrafico, abbiamo noi la possibilità, in qualità proprio di segretariato sociale, di indirizzarli in modo che vadano, diciamo, un po' più mirati, avendo appunto questo collegamento con l'anagrafico, o è semplicemente un collegamento solo di dati e basta? Allora, noi non ci sostituiamo in nessun modo, perché non ne abbiamo assolutamente le competenze al nostro servizio anagrafico, questo è chiaro. Noi abbiamo un collegamento con l'anagrafe comunale per verificare che il cittadino con il quale iniziamo un percorso sia un cittadino del nostro municipio piuttosto che un cittadino che deve essere indirizzato in altro municipio. Quindi non vorrei che si crei confusione rispetto a No, 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 questo. avevo capito Ecco, perfettamente, però era per sapere se noi riusciamo a essere supporto. non abbiamo la possibilità, diciamo, di fare nessun altro genere di intervento che sia dei nostri colleghi insomma, dell'anagrafe, del demografico, ma questo perché di fatto non ne abbiamo le competenze. Quindi il nostro collegamento alla banca dati, all'anagrafe comunale, è di fatto solo a supporto di verifica. Quindi, Non facendo un esempio pratico, interagire con l'anagrafe comunale in nessun modo, ecco. se si presenta per errore un cittadino residente nel stesso municipio, come trattate questo caso? Cosa succede? Compilate comunque una scheda? Allora, intanto noi diciamo che in questo momento in particolare che abbiamo appunto questo contatto inizialmente telefonico, chiediamo tutta una serie di informazioni prima di prendere l'appuntamento, sia che sia in prima informazione, sia che sia per un colloquio di servizio sociale. Questo perché? Perché vorremmo evitare che anche il cittadino perda del tempo prezioso, insomma, in qualche modo. Quindi una serie di domande già le facciamo. Se tante volte in sede di prima informazione, quindi in presenza piuttosto che di colloquio, come dire, dovesse venir fuori che il cittadino, ecco, da questa nostra verifica, anziché risiedere in settimo municipio, risiede, per dire, in sesto piuttosto che in quinto, quello che noi facciamo è un'accoglienza senza dubbio, certa, perché l'accoglienza non ci, come dire, non ha la residenza, ecco, si accoglie tutti i cittadini che vengono. Quello che però facciamo è per evitare al cittadino problemi, è di inviarlo nel municipio di residenza per poter avere in prospettiva anche un servizio, perché noi sappiamo bene che i servizi sociali sono servizi che vengono garantiti in ogni municipio in base alla propria residenza. Quindi io non posso attivare un servizio per un cittadino che non sia del Non settimo residente. municipio.
Ecco, a questo serve e non è poco, perché fino ad oggi questa cosa non la potevamo fare in diretta. Quindi diciamo, nella raccolta delle informazioni comunque registrate su SIGES, quel colloquio, quel contatto avuto con la persona? Sì, assolutamente. Quindi poi il sesto municipio... segretariato sociale. Quindi poi quando il cittadino si rivolgerà correttamente al suo municipio di residenza, chi... Sì. Tra gli assistenti sociali del sesto avrà la possibilità di accedere al SIGES, vedrà che c'è stato un primo contatto con il settimo municipio. Sì. Quindi rimane tutto storicizzato in effetti. Sì, ecco, la domanda era proprio questa: non c'è una cancellazione dei dati dopo un po' di tempo? I dati vengono comunque mantenuti all'interno del sistema, c'è uno storico che viene mantenuto. Sì, assolutamente. Beh. Sì, questo è importante come elemento. Non so se Angela aveva terminato il suo intervento, voleva chiedere qualcos'altro. No, non so se sono stata anche chiara io nel rispondere. Ecco. No, sai Antonio, perché la mia domanda nasce da un pensiero di base. Per esempio, i cittadini che fino a poco prima della pandemia, diciamo, avevano una vita diciamo normale e si sono ritrovati improvvisamente a... che ti devo dire, non pagare l'affitto di casa, non avere più reddito, cioè diciamo che tutte le loro certezze crollano. La mia domanda, perché mi è capitato di conoscere qualche settimana fa un cittadino insospettabile che adesso vive in macchina, ecco, questo per... Allora io mi chiedo, no, siccome... diciamo questo cittadino ha avuto difficoltà poi per cambiare la residenza e prendere poi la residenza diciamo fittizia, allora mi chiedo se il segretariato sociale dà una mano in questo senso, allora, cioè, perché la difficoltà poi di questi cittadini in difficoltà è tanta. Allora, sì, adesso ho capito meglio però la domanda, ecco, adesso sì. Se noi stiamo parlando della nostra residenza fittizia, quella che, come dire, il Comune di Roma dà a tutti i cittadini senza fissa dimora oppure con appunto problematiche di residenza, che è Modesta Valenti, noi diamo una mano, nel senso che a noi, ed è un grosso lavoro per noi, facciamo tutta quella parte istruttoria iniziale che segue il cittadino nella compilazione proprio della domanda, con gli allegati necessari. Ci prendiamo anche la responsabilità di in qualche modo portare avanti la storia, no? Di difficoltà che il cittadino ci rappresenta. Quindi questa parte, dottoressa, questa prima parte, no? Cioè appena il cittadino si reca da voi o comunque prende un appuntamento e inizia diciamo ad avere un contatto col segretariato, tutta la parte amministrativa viene gestita appunto dal front office, no? Quindi non dall'assistenza sociale. Anche su questo abbiamo un back office, nel senso tutta la lavorazione di questa domanda che noi, sto parlando di Modesta Valenti in questo momento. Sì, sì. Ok. Sì, sì. No, quindi noi prendiamo un appuntamento, il cittadino viene, fa un colloquio, ha la compilazione, perché è un'autodichiarazione che il cittadino fa della domanda per avere Modesta Valenti. Dopodiché quella domanda con gli allegati ha un back office, certo. E lì abbiamo il nostro come dire, riferimento invece all'interno dell'area socio-educativa, perché c'è un servizio che si occupa in specifico di lavorare questo tipo di domande che noi inviamo e che passa poi all'ufficio del demografico, perché ognuno ha un pezzetto in questo caso. Ecco, era la domanda successiva, nel senso, se io vengo da voi e vi dico non ho residenza, voi avete la possibilità di riscontrarlo perché c'è l'interazione poi con l'ufficio anagrafico, in effetti, no? Quindi lanciate, mi lasci passare il termine, un segnale all'anagrafico dicendo questa persona ci comunica di non avere una residenza, però prima di poter procedere all'assegnazione di una residenza fittizia, ovviamente è necessario che si verifichi questa certezza, no? Che quindi l'anagrafico faccia dei controlli per verificare che effettivamente non ha già una residenza. Questo, diciamo che questo tutto sommato lo riusciamo a fare anche in termini, come dire, anche brevi,
all'interno del colloquio, diciamo così, che certo. facciamo poi con la persona che ci fa richiesta. Dopodiché però la nostra, come dire, la nostra competenza come segretariato sociale arriva ad un certo punto, così come quella dei miei colleghi amministrativi che istruiscono la pratica, perché essendo comunque una residenza quella che viene data ai cittadini, chi se ne occupa è comunque un ufficio. Certo, perché per certo. competenza è quello l'ufficio che lo deve fare. Questa, ecco. E questa, diciamo, esprime proprio la complessità, ecco. Era, come dire, certo. La completezza del servizio del segretariato sociale. Cioè non è solo il primo punto d'accesso fondamentale per il cittadino, ma è quello che poi interagisce con tutti gli altri servizi. E quindi smista, diciamo, in base ai bisogni, alle richieste, all'ufficio competente la pratica. Quindi c'è anche del personale amministrativo, diciamo, oltre a quello che ci comunicava prima dei tre assistenti sociali. Ci sono i colleghi di uffici che si occupano, quindi interni assolutamente, sì. che si occupano di non solo di questo pezzo, ma di tutta una serie di pezzi che riguardano la cosiddetta inclusione sociale. Ok, quindi volendo riepilogare in sintesi, sì. io mi presento al segretariato sociale perché prendo ho una necessità, prendo un appuntamento, sì. mi presento al segretariato sociale, viene compilata una scheda con tutte le informazioni in autodichiarazione, sì. a quel punto se necessitano verifiche anagrafiche, se necessito di verifiche anagrafiche, il vostro ufficio smista l'anagrafico, la inoltra, diciamo. Non direttamente, cioè non direttamente. Il passaggio con gli amministrativi che le dicevo dell'ufficio inclusione. Cioè, quindi se non ci sono delle informazioni a disposizione all'interno del segretariato, si fanno degli approfondimenti con l'anagrafico, diciamo, viene smistata all'anagrafico. Però poi, diciamo, c'è una seconda parte, che è quella di colloquio con l'assistente sociale, che invece verifica... No. Ok. Allora, proviamo a fare il percorso. Sì. Il cittadino ci chiama, prende un appuntamento dicendoci già a cosa, che cosa, di che cosa ha bisogno e viene da noi. Gli diciamo già al telefono che abbiamo bisogno di una documentazione che dovrà essere allegata, se ci sono i requisiti, che emergeranno già nel colloquio. Mm-hmm. Nel colloquio lo facciamo subito con il cittadino, proprio per evitare di fargli perdere un tempo assolutamente utile, anche perché i tempi purtroppo sono già di suo lunghi, sia nel prendere appuntamento che nella, come posso dire, anche nella lavorazione della domanda. Della pratica. Mm-hmm. Perché noi facciamo subito tutto nel colloquio, la verifica anagrafica, vedere appunto se ci sono i requisiti, e questo lo si fa, diciamo, nei tempi del colloquio. Si fa un colloquio, si fa fare la compilazione al cittadino della domanda e si allegano i documenti necessari. Questo pacchetto di cose viene portato ai colleghi di Cinecittà, che nella fattispecie lavorano nell'ufficio inclusione sociale, che lavorano la domanda per inviarla successivamente all'ufficio demografico, che a quel punto farà una, come dire, un passaggio vero sull'anagrafica del comune, quindi dando la residenza alla persona che l'ha richiesta. Certo, quindi diciamo, questa è tutta una parte... Sono vari. Quindi la prima parte è tutta amministrativa, no? È tutta di segretariato sociale. Segretariato sociale. Sì. Quando è che in effetti poi il cittadino ha il primo contatto con l'assistente sociale? Subito. Noi abbiamo già il segretariato sociale, già il primo colloquio. Per Modesta Valenti noi facciamo subito un colloquio. Perché? Perché considerando la situazione di fragilità, crediamo fondamentale anche ascoltare, capire un attimino come mai, anche se è determinato. Mi sembra un'ottimizzazione del servizio notevole, perché sì. come diceva lei, fa risparmiare del tempo a voi ma anche al cittadino, sì. perché se già dalla telefonata evidenziate delle necessità sì. di tipo sociale, quindi un'assistenza sociale, inutile fare prima un colloquio con la parte amministrativa no. e poi con l'assistente sociale, no. si riducono i tempi e sì. poi il caso viene assegnato sì. per il progetto della persona, il progetto personalizzato ad un assistente sociale specifico. Il problema è che per l'assegnazione della situazione, come giustamente sta dicendo, al servizio sociale è necessario avere la residenza.
Certo. Quindi spesso diciamo tra che il cittadino lo vediamo noi al segretariato e che il cittadino avrà un appuntamento col servizio sociale, c'è quel tempo necessario all'amministrazione per dare la residenza al cittadino che l'ha richiesta. Ok. No. Ho una domanda dal collega Candigliota, prego. Sì, grazie, buongiorno intanto. Buongiorno. Allora, sì, questa storia del, diciamo, di Modesta Valenti, noi l'avevamo intanto approcciata comunque tanto tempo fa in sesta commissione e anche lì ovviamente però non avevamo mai avuto la possibilità di parlare con il segretario sociale, quindi voglio dire, perché noi avevamo ravvisato, avevamo fatto un primo step, diciamo, con l'anagrafico per capire proprio il discorso di Testa Valenti, lì avevamo, certo. Avevamo insomma chiarito un po' quello che era l'iter, e la cosa, mi ricordo che la cosa che mi domandai in quel momento era, a parte il fatto che chiunque può chiederlo, posso chiederlo al primo municipio come al quinto, come al sesto, come al settimo, tant'è vero che spesso e volentieri si va a guardare anche diciamo dove è stata fatta richiesta all'anagrafico, no? Infatti sì, faccio un esempio, c'è una distinzione tra il primo municipio che sarà via Modesta Valenti primo 1 o via Modesta Valenti 7 in funzione del discorso che si ha dentro il municipio di appartenenza a cui si fa richiesta. La cosa che secondo me, cioè, un servizio utile per carità, però la cosa che mi ha lasciato un po' perplesso era il fatto che diciamo che loro ricevono ovviamente tutta la posta, no? Tutta la posta che arriva, e credo che dottoressa mi potrà dare ragione quando dirà che ce ne hanno, insomma, aiuta, come si dice, di posta, perché non vengono a ritirarla tanti. Il problema è che questa procedura avviene nell'arco di un anno, se in un anno non viene, mi corregga se sbaglio, cioè se nell'arco dell'anno non viene a ritirare, poi si ha una rivalutazione della situazione. L'arco di un anno, secondo me, è un po' tantino, cioè nel senso che, allora, primo ovviamente si va a creare un problema a loro che stanno lavorando, perché giustamente hanno i pacchi pieni, cioè gli uffici pieni di questa posta che comunque arriva, e quindi anche gestionale. La seconda è, ora faccio un po' l'avvocato del diavolo, se io delinquo, ok, e quindi faccio qualsiasi tipo di situazione, perché magari non sono proprio chiaramente corretto, io non, ad esempio, faccio un esempio, una lettera del tribunale, o del parliamo civile, non penale, quindi qualsiasi cosa, una multa o qualcosa, ovviamente è un qualcosa che va molto alla lunga, cioè nel senso, io per levargli quella residenza dovrò aspettare, faccio un esempio, un anno. I tempi secondo me sono troppo lunghi, bisognerebbe dire bene, tu ogni 3 mesi, faccio un esempio, sei obbligato a passare, perché se no altrimenti te la levo, perché ovviamente parliamo di posta che, levato il fatto che possa essere una posta ordinaria, comunque segnalazioni al cittadino tramite le istituzioni di un certo tipo dovrebbero essere prese da subito, secondo me, cioè nel senso, le tempistiche, io la posta la prendo tutti i giorni, cioè nel senso, se tu, io non sto dicendo di andarla a prendere tutti i giorni, no, ma certo, almeno ogni 3 mesi, perché se no altrimenti creiamo, allora, primo, non controllo sulla persona che sta sta usufruendo di questo servizio, perché ovviamente non è che io non so questa persona che cosa faccia, perché ripeto, può essere una bravissima persona, come può essere chiunque non abbia fissa dimora e magari fa delle situazioni poco poco chiare anche, no? Quindi per me, dal momento che stiamo dando una residenza fittizia e la sta dando in questo caso comunque il municipio,
Secondo me ci dovrebbe essere un controllo maggiore e magari abbreviare questi termini che non vadano sopra l'anno, ma dopo i 3 mesi almeno. E ripeto, non sto parlando del fatto che comunque tutti i giorni uno andrà a ritirare la posta, perché capisco la problematica, questo è ovvio, ma almeno ogni 3 mesi, perché se tu non vieni dopo 3 mesi, io prendo e ti cancello, perché è obbligo di ogni cittadino anche prendere le dichiarazioni che avvengono dalle istituzioni o comunque da un ente pubblico. Quindi, per capirci, e secondo me, e io ho sempre detto, ovviamente adesso ho la possibilità, cosa che l'altra volta magari non avevo avuto, di avere qua la dottoressa, che per chiudere un po' il ciclo di quell'iter che avevamo iniziato tempo fa con Biamo Testa Valenti, magari di chiedere, è possibile eventualmente vedere, rivedere questa normativa, almeno di portarlo magari da un anno a 3 mesi? Allora, intanto, no, le dico subito che abbiamo, cioè, questo è uno dei problemi, cioè la posta è un problema abbastanza, io dico, serio, che tutti i municipi ravvisano evidentemente su questo aspetto, su questa procedura che è quella di Modesta Valenti. La posta è diventata di gestione molto complicata per gli uffici. Non voglio, diciamo, dire cose che di fatto, sulle quali di fatto non ho competenza, perché io ho un ottimo rapporto con i miei colleghi dell'ufficio inclusione, ecco, però di fatto non ne ho la responsabilità, quindi tra di noi cerchiamo di collaborare, però io so ovviamente che è difficile per loro poi la gestione di tutto questo, che non è solo la gestione della domanda, ma è anche, come stavamo dicendo, della posta, perché la posta è una cosa seria, quindi non possiamo, come dire, no, pensare di risolverla prendendola e mettendola, no, in un contenitore. Questo lo dico perché a proposito di quello che stava dicendo, no, dei 3 mesi, se il cittadino non viene entro 3 mesi, il cittadino viene anche lì dove si ravvisa un certo tipo di posta, viene spesso anche chiamato, contattato dai colleghi. Ma dove lo vado a beccare? Cioè, nel senso che tante persone... Tutti i cittadini lasciano a noi dei recapiti telefonici che devono essere, come dire, utilizzabili da loro e da noi, ovviamente. Cioè, recapiti telefonici attivi, ok? Ora, è chiaro... Sì, ma se non può essere trovato, io non so, cioè, non sono reperibile. No, parliamo... ma siamo d'accordo, infatti stavo dicendo, è chiaro, ma questo è chiaro per tutti, che se non mi voglio far trovare, farò in maniera tale da, no, da non farmi trovare, non risponderò al telefono, lo lascerò irraggiungibile, oppure vedrò il numero di telefono, no, in sovraimpressione, e non risponderò. Questo però siamo, come dire, in una condizione già di malafede. Ecco, questo è già per me un modo di, come dire, in qualche modo interloquire nella maniera sbagliata con l'amministrazione, perché poi di fatto io ti posso chiamare, ti posso dire che c'è, no, che c'è qualcosa per te, però sappiamo bene che più di questo non posso fare. Se tu non verrai, come dire, sarai responsabile anche delle tue azioni, come è giusto che sia. Il discorso del perché non dopo 3 mesi e perché dopo un anno, ma perché lo dice la normativa nazionale. La cancellazione di qualsivoglia indirizzo, che sia il mio, che sia il vostro, che sia di Modesta Valenti, si fa dopo un certo periodo di tempo, che non lo decide né l'ufficio inclusione del 7° municipio né il Comune di Roma, lo decide, io dico, la legge nazionale. Perché? Perché sappiamo bene, ed è qui che secondo me è il motivo per cui dobbiamo trovare poi sempre una soluzione, che la residenza è un diritto costituzionale, e come diritto costituzionale ha legato a sé una serie di altri servizi, in primis quello della salute. L'educazione però è un diritto personale, mi scusi, nel senso... No, scusi, non ho sentito proprio... Anche una comunicazione da parte di un ente statale o da parte di un ente comunale, comunque, voglio dire, è un diritto
cioè è un dovere, cioè, quindi voglio dire, è un po' un contratto. Sì, se posso finire di parlare, un po' di esprimere prego, quello che può essere il mio pensiero. E le stavo dicendo che, visto che appunto stiamo parlando di un diritto costituzionale, stiamo parlando d'altra parte anche di un dovere, dobbiamo trovare, come dire, la sintesi giusta, nel senso dobbiamo trovare quelle modalità di gestione che da tempo però si stanno anche cercando, ecco, mi viene da dire questo, non perché io debba giustificare nessuno. Il problema posta di Modesta Valenti è un problema, ma non da oggi, è un problema da un po' di anni. No, ma poi segue una delibera comunale anche recente che ha modificato la tipologia, no? Perché prima c'era una sola Modesta Valenti, adesso ci sono 15 Modesta Valenti. Fa parte di quei, come dire, scusi se la interrompo, però dico, fa parte di quei di quelle tematiche sociali che da sempre vengono approfondite, cambiate, modificate, sulle quali si sta cercando, io dico, per quello che è possibile, di trovare delle soluzioni migliorative. Assolutamente, ok. Non so se Marco hai terminato? Sì, quindi vabbè, ricapitolando, comunque possiamo far ben poco, dato che comunque è una normativa nazionale. Questo... Sì, nel senso noi ci dobbiamo, cioè dobbiamo adeguare in questo dobbiamo senso. Dobbiamo incastrare, sì. Sì. Io lo capisco, però certo è un problema, nel senso che è una situazione che va a mettersi tra i diritti e i doveri di un cittadino, che credo sia fondamentale. Questa cosa non, certo. Sinceramente siamo d'accordo. Non, se ricordate qualche anno fa... Perché, a parte il fatto che pure loro che stanno lavorando, voglio dire, si trovano pile e pile di posta, che la dottoressa mi darà ragione che purtroppo non è la mia preoccupazione, non è infondata, cioè nel senso che comunque no, assolutamente. Perché se stavo parlando di un qualcosa dove magari avevano poca posta, cioè nel senso perché la gente veniva a ritirarlo, sicuramente non avrei sollevato il caso, ecco, tutto qua. Comunque la ringrazio. La ringrazio. Siamo d'accordo, grazie a lei. Bene. Volevo chiedere una cosa, dottoressa, poi c'è un altro collega che voleva fare una domanda. Per quanto riguarda la pubblicizzazione del segretariato, come dicevamo, c'è una pagina dedicata del municipio dove, dove ci sono tutti i contatti. Adesso ve la faccio vedere. Questa è la pagina. Che è stata aggiornata tra l'altro di recente e riporta anche i nuovi orari un collegamento ai nuovi orari dei servizi municipali. Sì. Quindi viene esplicitato di contattare questo numero per concordare gli appuntamenti. Sì. E qui vengono indicati i punti d'accesso, quindi la sede di Tuscolano e la sede Appio con i relativi orari e lei in qualità di responsabile. A parte questo, volevo chiedere se, perché io ricordo di averlo visto nella sede di Tuscolano, se in questo momento si è provveduti ad aggiornare il volantino, diciamo, del segretariato, e se è possibile gentilmente aggiungerlo diciamo su questo sito municipale che abbiamo appena visto, su questa pagina istituzionale, e se fosse possibile procedere a non lo so, a una stampa cartacea e alla fissione, perché per esempio io nello studio del mio vecchio medico l'ho trovato, per dire, no? In questo mi fa quindi, piacere però ho trovato ancora la vecchia certo, versione. Volevo chiedere, per la pubblicizzazione si può provvedere ad inviare anche, ovviamente in formato elettronico, perché il costo sarebbe insostenibile, a tutti gli studi medici del nostro municipio, sia di medici, diciamo, di medicina generale, ma anche i pediatri, insomma, il classico medico di famiglia, la ASL, il CAF, sì, i sindacati. Sì, sì. Cioè, è possibile dico. Procedere in questo senso, sì, per diffondere il più possibile... Sì. Questa cosa, perché io proprio l'altro giorno ho ricevuto la richiesta di un cittadino straniero che non poteva accedere a una serie di servizi, non poteva avere il permesso di soggiorno
perché non aveva ancora completato la procedura di cambio residenza. Non avendo il cambio residenza, non poteva avere il permesso di soggiorno, non poteva chiedere la cassa integrazione perché superava un certo importo, e senza residenza e senza documento non poteva aprire un conto corrente. Questo è proprio il caso classico che mi è capitato proprio l'altro ieri. E quindi ecco, diffondere il più possibile questo servizio, che secondo me è straordinario, cioè veramente di una complessità enorme, ma di un'utilità infinita, infinita, perché appunto è il primo accesso per le cittadine e i cittadini del municipio. Allora, diciamo due questioni. Intanto, diciamo, la prima cosa era sulla pubblicizzazione, no? Lei diceva giustamente, diciamo ai cittadini che ci siamo. Io sono d'accordo, perché credo, e lei questo lo sa bene, credo fortemente in questo servizio e ci ho sempre creduto negli anni. Proprio perché io dico, è un servizio che fa l'accoglienza. Se non ci abbiamo l'accoglienza, come dire, è come se venisse meno un po' veramente il... forse sì, l'essenza proprio, io dico, del servizio sociale. Allora, detto questo, per quanto riguarda la pubblicizzazione, allora diciamo che l'idea è questa, di fare una pubblicizzazione in cui ci sia anche il PUA. Ecco, questa era un po', questo è un po' il desiderio. Ecco, okay, quindi state aspettando. Noi vorremmo, diciamo così, per non fare due volte la stessa cosa, ma ottimizzare anche l'ottimizzazione, dico io, magari riusciamo a fare tutte e due le cose insieme. Quindi certo, pubblicizziamo un servizio che è sociosanitario di accoglienza insieme ad un servizio che è solo sociale di accoglienza. Questo perché? Perché per il PUA sarà fondamentale per i cittadini sapere che lì trovano un certo tipo di accoglienza, a cui tutto sommato forse non sono neanche abituati, o meglio, sono abituati ad avere un'informazione sociosanitaria già, ma non sono abituati a vedere due dipendenti delle strutture che in qualche modo già nell'accoglienza ti rispondono a 360 gradi, sia per l'ambito sociale che per quello sociosanitario. Certo. Quindi l'idea era un po' questa, che considerando l'apertura, io dico diciamo ufficiale, in cui ci saremo anche noi all'interno di questo PUA a marzo, che quello può essere un po' il momento in cui facciamo questa pubblicizzazione di tutti quanti, di tutti e due, diciamo, i servizi d'accoglienza che noi ci ritroveremo fortunatamente in questo nostro municipio. E questo per quanto riguarda, diciamo, la pubblicizzazione. Quello che lei invece mi stava dicendo sul discorso relativo a cittadini che purtroppo vengono bloccati, come dire, dalla residenza rispetto a carta d'identità e tutta una serie, medico, cassa integrazione. Quello purtroppo era quello che dicevo prima, rispetto al fatto che la residenza rimane un elemento sostanziale per poter essere cittadino. E quindi noi come amministrazione dobbiamo cercare di mediare tra quella che è una legge nazionale, quella che è una delibera comunale, e quelle che sono le nostre, e questo va detto per onestà intellettuale, le nostre difficoltà di uffici. Perché noi siamo la metà di quello che dovremmo essere, e quindi facciamo anche fatica ad andare avanti in maniera, io dico, rapida a tutte quelle che sono le richieste. Questo anche ce lo dobbiamo dire. Questo è il vecchio. Tanto ecco, è vero che la presentazione di Ciampino, che adesso abbiamo chiuso come sede, però tutto il resto, devo dire, è rimasto abbastanza invariato rispetto al contenuto, diciamo. Questo è un volantino molto semplice, ma molto utile, perché diciamo, fornisce un elenco dei servizi ai quali si può accedere, le modalità d'accesso, le sedi, eccetera. Quindi si andrà in quest'ottica nel momento in cui verrà completato l'iter per l'istituzione del PUA. Okay. E quindi lo faremo insieme, diciamo, anche al distretto, ovviamente. Ottimo. Mi sembra anche questa un'ottimizzazione appunto dei tempi e del lavoro, no? Tempi del lavoro è anche economica, è anche economica, assolutamente anche economica. Ovviamente. Quindi
mettiamo il nodo al fazzoletto sul fatto che una volta concluso l'iter ci sarà un aggiornamento ovviamente da parte del sito municipale, la produzione di un volantino aggiornato e la pubblicizzazione con attraverso le ASL ovviamente, non vi chiederemmo mai di contattare gli studi medici, ma no, attraverso le ASL diciamo di far arrivare queste informazioni a tutti gli studi medici all'interno del territorio. Ringraziando Dio abbiamo la posta elettronica che penso che ormai raggiunga tutti assolutamente in maniera rapida e veloce. L'ho verificato direttamente all'interno del mio studio medico in Cinecittà S, il vecchio medico c'era proprio affisso uno dei questi volantini. Si stampa il volantino, lo appiccica e ha risolto il problema, e anche noi insomma. E anche diciamo all'interno delle ASL, dei CAF e dei... i sindacati, insomma, ecco, quindi fare una comunicazione a 360 gradi. Tra l'altro abbiamo concluso anche la carta dei servizi sociosanitari del municipio. E insomma, presto arriveremo a presentarla poi alla cittadinanza quando le restrizioni ce lo consentiranno. Anche lì, insomma, sarà importante perché è stato fatto un lavoro non indifferente che dura 4 anni e mezzo. È stato fatto un lavoro con le ASL, è stato fatto un lavoro con i sindacati, con i CAF, con il servizio sociale del municipio, col segretariato sociale, con tutti i servizi sociali. Quindi pure lì ci sarà poi una guida semplice a portata di mano del cittadino, e stiamo lavorando anche poi per la traduzione nelle lingue più diffuse all'interno del nostro municipio. Perché abbiamo collaborato anche con la consulta dei cittadini stranieri, che a parte ce l'avevate evidenziato già voi in passato quali fossero poi le, come dire, adesso mi sfugge il termine, le cittadinanze più presenti, diciamo le nazionalità. Anche le comunità più rappresentative. Le nazionalità e la comunità più rappresentative nel nostro municipio, che risiedono nel nostro municipio, quindi si sta lavorando anche in questo senso. Io veramente faccio i miei personali complimenti a voi, ma in generale a tutti i servizi, e ci tengo spesso a farlo perché è un lavoro dietro le quinte che non tutti vedono, se non in occasioni particolari, ma è un lavoro infinito e diciamo molto 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 importante, quindi veramente grazie per il vostro lavoro, che poi consente al singolo cittadino o cittadina di accedere ai servizi. Allora lasciamo la parola a questo punto, gli interventi sono diventati due, ho il collega Sandro Toti e poi di nuovo Marco Candiota. Prego Sandro. No, rispetto a quello che dicevamo prima, Modesta Valenti, no? Volevo sapere un'informazione. Perciò i senza fissa dimora per l'acquisizione della residenza possono rivolgersi a qualsiasi municipio, indipendentemente da nulla. Cioè, dico, non c'è un criterio che praticamente stabilisce se deve prendere Modesta Valenti 9, Modesta Valenti 7, Modesta Valenti 1. C'è un criterio rispetto a questo? Ecco, questo volevo capire. Grazie. È vero, l'avrei detto prima. Vi ricordo che la dottoressa non si occupa di Modesta Valenti, si occupa di segretariato sociale, però essendo una professionista conosce anche alcune volte in dettaglio i singoli servizi, quindi prego. Allora, è importante questa cosa, sinceramente, questo aspetto. Perché è importante? Perché ad un certo punto ci siamo anche resi conto che se la persona non veniva anche accolta a livello territoriale, ne facevamo solo un discorso di residenza, la stavamo aiutando, ma fino a un certo punto. Cioè, noi chiediamo alle persone qual è il territorio su cui vivi prevalentemente, fosse anche su una panchina. Quindi è quello il territorio di riferimento, oppure è il territorio dell'ultima residenza avuta. Ecco, nell'autodichiarazione che la persona fa a noi, deve dichiarare dove risiede abitualmente, anche in termini semplicemente di relazioni. Ma questo perché? Perché se io guardo in prospettiva
il percorso che la persona può fare, io devo metterla in condizioni di avere il servizio sociale più prossimo alla sua condizione, comunque anche se non alloggiativa, di relazioni sociali. Quello per noi ci a quello a noi sembra fondamentale, ma insomma, questa cosa Anche sta ripagando perché abbastanza, anche in termini prossimi. trattandosi di categorie particolarmente svantaggiate, immagino nel 99,9% dei casi non abbiano nemmeno possibilità, come dire, di facili spostamenti, no? Quindi ecco, ritorna il discorso del servizio di prossimità. Se tu, come dire, ti trovi abitualmente all'interno del settimo municipio, ovviamente avrai modesta valenti 7, no? Infatti, il motivo per cui facciamo anche un colloquio, come avevo detto qualche tempo fa, con l'assistente sociale già da subito, è proprio per far venire fuori un po', come dire, le varie situazioni che la persona si trova a vivere e per poterla anche, come dire, orientare nella maniera migliore per la persona, anche in prospettiva, non soltanto nel presente, ma anche ovviamente in un prossimo futuro. Ottimo. Non so se hai terminato, No. Sandro. Sì, sono soddisfatto. Sì. Grazie. Grazie, Sandro. Allora ripasso la parola a Marco Candigliota. Prego. Sì, grazie. Allora, niente, io volevo aggiungere al discorso, io ho avuto modo di sapere di persone che vabbè, abitavano, faccio un esempio, a Giardinetti. E magari però ci avevano la residenza al quinto municipio. Ok? Quindi questo purtroppo avviene, Beh dottoressa, no, ha non può voglia, fare, questo purtroppo. purtroppo loro non possono fare niente, ecco perché io in un certo qual modo mi sentirei di tutelarli anche sotto questo profilo, perché comunque loro, anche se velatamente, stanno accettando comunque una situazione di cui non sanno poi la reale situazione, perché poi è quello che io dico, quello che io dichiaro, me ne prendo la responsabilità, ma loro di fatto non sanno qual è la reale situazione. Faccio un esempio, ci sono le finanziarie, ad esempio, che basta che hai la residenza e tante volte rilasciano, faccio un esempio, soldi su reddito non dimostrabile, ad esempio, però basta che c'è la residenza, abbiamo testa valenti e comunque la residenza. Poi se io la pagherò, la pagherò, ovviamente questo poi arriverà alla posta. Sì. Mi posso permettere di interromperla un attimo, perché altrimenti entriamo onestamente in argomenti che non ci appartengono. In che senso? Ci sono dei controlli da fare, ma sono i controlli che vengono fatti all'intera cittadinanza. Allora, se si ritiene, come dire, che giustamente da un'autodichiarazione io non possa ovviamente, come dire, omettere né contrastare anche la dichiarazione che un cittadino mi fa liberamente, allora forse Certo. dobbiamo immaginare che nei passaggi successivi sia, e quindi sono quelli relativi agli uffici dell'anagrafico, del demografico, in termini più di, tra virgolette, lo dico, di controllo, perché forse è in quell'area che noi dobbiamo immaginare che appunto la residenza poi debba essere in qualche modo, e non entro nel merito perché, come dicevo, insomma, non è propriamente la mia, diciamo, la mia specifica, non ho come servizio sociale la possibilità di entrare nel controllo, né finanziario che ci può stare, né però neanche quello, diciamo, che appartiene in qualche modo alla polizia locale, che è quello poi di fare i cosiddetti sopralluoghi, che vengono fatti a tutti noi, perché a noi ci bussano alla porta quando andiamo a fare la richiesta di un cambio di residenza, andiamo a prendere una nuova residenza, c'è qualcuno che lo viene a verificare. Però forse dobbiamo immaginare che anche per questo tipo di situazioni si possa mettere in piedi qualcosa che magari sarà un po' differente. Dottoressa, mi scusi se la interrompo, ma io capisco quello che vuole dire, però qui voglio dire, come si suol dire, non stiamo nel fantabosco. Questo sarebbe la migliore delle soluzioni, ovviamente fare dei controlli, ma noi sappiamo benissimo che già anche per i semplici controlli che avvengono alla polizia locale, dal momento,
le forze dell'ordine, capiamo se questo già non avviene solitamente per quelle che sono persone ordinarie, figuriamoci per Diamo Testa Valenti. Allora io quello che le sto dicendo, noi dobbiamo cercare di andare invece a lavorare laddove ci sia anche la fattibilità. Cioè, faccio un esempio, io chiedo alla polizia locale di fare questo servizio e non ha le forze necessarie per farlo, perché non ricordo che siamo sotto organico come vigili, io posso capire, le potrei dire, guardi, le potrei dire la stessa identica cosa come servizio sociale, siamo la metà di quelli che dovremmo essere data alla popolazione, eppure facciamo, come giustamente mi dice lei, quello che possiamo. Certo. Allora, il punto è capire chi può fare che cosa, quando, dove, come, perché. Certo, è anche una questione di competenza. In maniera trasversale, attenzione. È anche una questione di competenza. Non mi posso ritrovare a fare un servizio di controllo che non mi appartiene. Io posso fare un colloquio, posso prendere atto di quanto la persona mi dice, mi dichiara, posso chiedere tutta una serie di cose che ovviamente appartengono, diciamo così, alla sua storia, allegare una documentazione, e dopodiché però già il fatto che si guardi, se lei mi sta invitando a dire cose, come posso dire, che forse potevano anche non far parte di questa conversazione, però visto che credo che Modesta Valenti sia un tema, certo, fondamentale per i cittadini e quindi mi deve appartenere in qualche modo, certo. Io, se le posso dire la verità, sono un assistente sociale che lavora nel Comune di Roma da 21 anni e quindi, come dire, forse un pochino d'esperienza ce l'ho. Le posso anche dire che per quanto mi riguarda il passaggio Modesta Valenti dal servizio sociale sia assolutamente inopportuno. Mm-hmm. E che il cittadino, come tutti gli altri cittadini, anche quello che richiede Modesta Valenti, lo dovrebbe fare direttamente con l'ufficio del demografico. Sono d'accordo, veramente. Io dovrei subentrare come servizio sociale solo quando il cittadino ha la Modesta Valenti 7, come per tutti gli altri cittadini. Certo. Allora, certo. Vede che già qui, su questo tema, io potrei intrattenerla per 3 ore, 4 ore, 5 ore, perché no, ma non è oggetto della discussione di oggi. Sono state dette tante, abbiamo cercato di sistemare al meglio, proprio per garantire, io dico, i cittadini, perché per quanto mi riguarda è il mio primo obiettivo. Dopodiché, di controlli, di cose, guardi, in questo momento penso che lasci il tempo che trova, nel senso che io personalmente... Sono pienamente d'accordo con lei. Okay, a proposito, stavo finendo il discorso, dico, infatti la domanda successiva che volevo porre invece in questo senso alla Commissione era, dato che noi abbiamo in passato fatto degli atti che andavano, c'è Todi che c'ha il microfono aperto. E, dato che noi in passato già abbiamo fatto degli atti che impegnassero comunque la sindaca a relazionarsi comunque con Nazionale, e l'abbiamo fatto anche su altre, ad esempio ricordo quella che avevo fatto su la chiusura dei centri commerciali Nazionale la domenica festivi, nei bei tempi, diciamo, quando ancora non c'era tutto questo tipo di problematica, vorrei invitare la commissione eventualmente a redigere un atto che magari un impegno per la sindaca affinché si possa prevedere la modifica comunque di questo discorso di Modesta Valenti. E allora, secondo noi... me, essendo noi parte politica, come abbiamo sempre detto, a noi un atto tra virgolette ci cambia poco, nel senso, però non possiamo girarci dall'altra parte se troviamo determinate problematiche, no? Questo l'ho sempre detto, certo, pure anche quando è successo a suo tempo. Quindi per me fare comunque un atto di commissione che possa mirare magari a un impegno, poi starà alla sindaca provvedere o non provvedere, però noi come parte politica credo che comunque ci dobbiamo prendere almeno questo impegno di poterlo fare, ecco tutto qua. Allora, e chiedo se per voi è idonea la cosa. Sì, diciamo che noi proprio nel momento in cui c'è stata la modifica della delibera comunale, quindi l'assegnazione delle Modesta Valenti per i singoli municipi, noi rilevando delle problematiche, se ti ricordi, invitammo a suo tempo la responsabile dell'ufficio anagrafico, già Stefania Vardè,
la dottoressa Vardè e Tatiana Connella come assistente sociale che si occupava, diciamo, di gestire questa pratica. Possiamo sicuramente rifare un passaggio con entrambi gli uffici per capire qual è la situazione attuale, avere un aggiornamento. Però ricordiamoci qual è l'ordine dei lavori di oggi, cioè non è incentrato su Modesta Valenti. Noi abbiamo la dottoressa Paradiso che è particolarmente gentile e disponibile e quando ha delle informazioni anche non di sua stretta competenza ce le fornisce in maniera trasparente senza alcun tipo di problema. Però ricordiamo che non è l'argomento di oggi, ma è assolutamente importante. Quindi ne potremo parlare nelle varie ed eventuali, senza trattenere la dottoressa Paradiso su questo. Io invece piuttosto andrei avanti per darle la possibilità di terminare la sua relazione, perché ci sono an ancora delle informazioni importanti che deve trasferirci, ad esempio sui numeri, la parte relativa ai numeri, considerando che abbiamo, come dire, c'è stata ed è in corso una pandemia, quindi volevo capire anche un po' l'impatto che poi questo ha avuto sull'ufficio e sul servizio del segretariato sociale, perché vorrei scendere appunto nel dettaglio di questo e capire un po' qual è stata la situazione 2020 e qual è la situazione attuale. Prego, dottore. Eccomi. Chiudevo, Ah, dicevo. scusami, prego. Dico, sono pienamente d'accordo. Ben vengano quando abbiamo comunque personale comunque preparato che comunque ci apre anche altri vasti orizzonti che potremmo trattare poi magari eventualmente nelle varie eventuali. E niente, e per questo io la ringrazio e speriamo di poter alleggerire il carico anche loro. Ecco tutto qua. Certo. Prego, dottoressa. Grazie. Allora, i numeri quest'anno ovviamente non potevano non avere delle ripercussioni, diciamo così, non tanto sostanziali, ma quanto di metodo. Allora, voi sapete che durante il lockdown ovviamente noi non abbiamo potuto incontrare le persone, però le abbiamo sentite. E ce lo dicono chiaramente i numeri perché quest'anno che appunto abbiamo avuto 6.302 contatti all'interno, diciamo, del 2020, 4.334 sono stati telefonici, cosa, devo dire la verità, in tanti anni di lavoro mai, mai accaduta. Di fatto stiamo rivedendo le persone da luglio. Fa piacere anche dire che è stato il primo servizio che ha ripreso a ricevere in In presenza, presenza. perché tenevamo che avendo, come dire, i DP necessari, potevamo di fatto riprendere a Riprendere. incontrare le persone perché per noi il colloquio in presenza, ovviamente, come vi potete immaginare, ha un'altra valenza. E quindi abbiamo avuto appunto un contatto diretto con 1.863 persone, che pure devo dire, insomma, sono numeri importanti. Questo da luglio ad oggi, a No, 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 dicembre. no, no, no. Questo abbiamo fatto comunque un report da gennaio a 31 Da dicembre, quindi gennaio al 31 dicembre, ok. sì. Tenendo conto appunto che abbiamo avuto dei periodi in cui appunto c'è Non stata una potevate crisi ricevere, certo. importante, perché di fatto da marzo, Sì. orientativamente, giorno, metà marzo, 7 marzo, adesso non mi ricordo il giorno preciso, si è andato in lockdown, abbiamo riaperto gli uffici il 1 luglio, se non dico una stupidaggine, in presenza, ma anche sempre con grandissima, diciamo, difficoltà, ma in termini anche proprio emotiva. Cioè, le persone hanno paura, come abbiamo paura noi, come abbiamo, no, di entrare negli uffici, vogliono essere tranquille e serene, che ci sia, come dire, un'accoglienza in sicurezza, ma credo che su questo abbiamo, come dire, abbiamo lavorato da subito e mi sembra che stiamo andando avanti. Cioè, quindi avete incontrato quasi 300 persone al mese nell'anno 2020, praticamente. Sì, guardi, io non, adesso non mi sono messa a Perché fare i conti. togliendo la parte, diciamo, del Sì. lockdown, avete incontrato addirittura quasi 300 persone al mese. Sì, noi In abbiamo dei. presenza. Questi sono i contatti. Noi contatti, allora, facciamo questa specifica, diciamo. Noi distinguiamo tra i contatti e i colloqui, è giusto? Perché il contatto è io vengo a chiederti un'informazione, non per questo
devo raccontarti la storia della mia vita, che mi pare anche giusto, e ti chiedo un'informazione. Quello per noi è un contatto, perché comunque certo. merita, come dire, un'informazione corretta e lavoro. E lo annoveriamo tra le nostre specifiche, diciamo. Poi abbiamo invece, se appunto come è scritto nella relazione, una serie di prese in carico cosiddette, che sono 449, queste sì che sono state molto molto diciamo ridotte anche rispetto al lockdown, perché quelli sono stati mesi cruciali. Cioè il colloquio telefonico non può essere annoverato come un colloquio in presenza. È chiaro, insomma, ha una tempistica e una, io dico anche modulistica differente. Quindi 1749, mi scusi dottoressa, sono colloqui, i colloqui di assessment, sono colloqui telefonici in presenza o misti? I 1749 sono misti. Sono misti. Ma sono colloqui fatti con l'assistente sociale. Perfetto, ok. Quindi sia 140... telefonicamente che di presenza. Sì, ok. In verità, se mi dà un minuto... Sì, sì, no, era giusto per capire... Dei colloqui sono dei 1749... E comunque rimangono, il 58% rimane in presenza, perché abbiamo poi ben recuperato dal 1° di luglio che abbiamo riaperto, devo dire la verità, e quindi telefonici, colloqui telefonici sono il 41%. Quindi avete incontrato mediamente 100 persone al mese. Sì, e i numeri comunque sono questi delle due sedi. Per cercare di recuperare il periodo del piano di lockdown, sì, diciamo. Sì, assolutamente. Un lavoro immenso. Sì, è grande. I 449 sono invece i cittadini che vengono inviati poi direttamente al servizio sociale. E quindi sono i cittadini che, a nostro avviso, e in avviso di quanto ci viene anche detto e raccontato e dichiarato dalle persone, hanno necessità di una presa in carico. E quindi sono quelle che poi vengono inviate al servizio sociale. Tutto questo non tiene conto delle varie segnalazioni che voi ricevete da... Sì, mi è sembrato utile scriverlo, perché questo numero non tiene conto delle segnalazioni che ci vengono fatte dagli ospedali, dalle questure, dai carabinieri e dalla sala operativa sociale, dal terzo settore, e devo dire la verità, sono aumentate queste in particolare in maniera esponenziale. E queste come vengono gestite, dottoressa? Questo vengono gestite un po' in prima battuta con una verifica in banca dati da parte nostra. Mm-hmm. E quindi immediatamente possiamo dire la persona è già seguita, la persona non è seguita, la persona in è conosciuta e non è, o non è conosciuta. E questo per dare anche la possibilità alla nostra posizione organizzativa di fare, come dire, un invio di area generico piuttosto che un invio all'assistente sociale che magari già lo conosce e già ce lo ha in carico. Certo. Per non dire tutti quelli che in qualche modo vengono invece proprio gestiti, io dico, dal segretariato sociale, perché sono tutte quelle segnalazioni, richieste che vengono fatte direttamente al, come ha fatto vedere prima, al nostro indirizzo di posta, che io quotidianamente verifico, su cui rispondo, devo dire. Cerco di essere puntuale, perché mi rendo conto che scrivere un'email è già diverso che parlare al telefono, quindi bisogna avere almeno una tempestività, diciamo, utile per avere un'informazione, e quindi vengono gestiti in questo vario modo, perché poi potete immaginare arrivano segnalazioni sia dal territorio ma anche dal Comune di Roma in generale. Poi a questo numero non dobbiamo dimenticare di, come ho scritto, anche di annoverare tutte le prese in carico che facciamo per il reddito di cittadinanza, che sono prese in carico che vengono fatte direttamente dall'ufficio del reddito di cittadinanza e che non passano dal segretariato sociale. Perché ci sono delle assistenti sociali dedicate, sì, che si occupano esclusivamente di reddito di cittadinanza. Sì. Sì, dei nuovi utenti, diciamo così, che hanno fatto domande e sono beneficiari del reddito di cittadinanza. Questo per quanto riguarda, diciamo, i primi numeri, perché sono
diciamo adesso siamo all'8 di gennaio, da adesso in poi cominceremo a lavorare sul report anche per fare una prima analisi, no? Anche i dati. Certo. Abbiamo ovviamente piano piano raccolto e che si andranno piano piano a raccogliere, diciamo, in questo primo mese, che è quello di gennaio, a seguito della fine dell'anno. Ecco, la maggior parte dei contatti sono telefonici, dottoressa? Allora, dei contatti in questa situazione... Il primo contatto? Sì. Cioè la gente preferisce contattarvi telefonicamente piuttosto che inviare un'email? Che sia costretta. No, rispetto all'email, dico. La differenza tra il telefono e l'email. Sì, assolutamente. Ancora rimane il contatto telefonico, rimane comunque, diciamo, prevalente. Perfetto, prevalente. Sì, anche se devo dire, come anche ho scritto, la posta elettronica ci ha aiutato a gestire molto anche l'emergenza, per esempio rispetto a raccolta di domande, perché insomma poi abbiamo cercato veramente di non stoppare nessun servizio, quindi la posta elettronica, abbiamo lavorato tanto con la posta elettronica, quindi anche le situazioni più complicate, io dico, sono state supportate dal volontariato, dal vicino di casa, dall'amico che ha magari un PC, certo, che io non ho, uno smart un cellulare che io non ho. Cioè, c'è stato un supporto e anche su questo la rete, devo dire la verità, ha funzionato abbastanza bene. Dai punti Roma Facile, vi arrivano delle richieste? Allora, in questo momento devo dire che tutto è molto, forse più filtrato, perché in particolare avendo il punto Roma Facile a Fortifiocca come sede, in questo momento non abbiamo un'apertura così, diciamo, così fluida come prima. Come prima? Prima, cioè, penso proprio di sì. Prima veniva utilizzato tanto e il nostro punto funzionava. Che poi è stato unificato l'indirizzo email, perché prima avevate due indirizzi email per l'ex nono e l'ex decimo municipio. Per Roma Facile, dice? No, come segretariato sociale. No, come segretariato sociale abbiamo avuto sempre un unico indirizzo, che però con l'accorpamento poi era diventato desueto perché parlava di nono. E quindi l'abbiamo modificato. Okay. E devo dire che è stato molto efficace, giusto, utile, perché poi i cittadini giustamente ormai sanno che vivono in settimo municipio, meno male. La maggior parte è stato faticoso, però ce l'abbiamo fatta, insomma, un po' ad avere nella testa. Dopo 8 anni alcuni ancora parlano di nono, di decimo. Sì. Lo so, ma lì è ci sono anche dei passaggi culturali che non sono da poco, e insomma spero che il tempo ci consenta di arrivarci anche a questa unificazione culturale. Quindi dicevamo la parte, poi già ce l'accennava prima, la parte di back office, appunto riguarda l'inserimento a sistema dei dati degli utenti, e poi andate ad approfondire le singole situazioni. Sì. Quindi con dei secondi colloqui, con contatti con le reti. Colloqui, richiesta di documenti, piuttosto che anche un confronto con gli altri uffici, piuttosto che riunioni, devo dire, anche di servizio, perché comunque siamo 7 persone, 8 persone che lavorano in questo ufficio, per cui come dire, alternare un perché poi subite tutti gli aggiornamenti, delle normative dei vari servizi, quindi dovete essere costantemente aggiornati su tutto praticamente. Sì. No, mi interessava anche, secondo me è importante, la parte che ci evidenziava dedicata all'aggiornamento dell'agenda delle risorse. E su questo volevo chiedere proprio in particolare, come avvengono questi contatti con le realtà territoriali che poi vi danno appunto la conoscenza di nuove risorse locali e comunali? Cioè non quelle, immagino che nel momento in cui c'è una nuova risorsa comunale, tutti riceviate un'informativa come municipio, no? Da parte del Dipartimento Politiche Sociali. Ma nel momento in cui invece volesse essere un'associazione, ne so, del terzo settore, del volontariato, che volesse entrare in rete per fornire gratuitamente e volontariamente il suo supporto, come funziona, allora, in questo caso?
è necessario, come al solito, fare un distinguo rispetto a quello che accadeva, io lo dico perché di per sé ci sono cambiate un po' di cose e solo adesso ci stavamo un pochino riprendendo anche a fare riunioni, perché come lei sa, insomma, e le riunioni si possono fare, ma ecco, la nostra riunione di ci oggi è da remoto, ovviamente la, ecco, no, è tutto è più chiaro, complesso. No, è evidente, non è più la stessa cosa, insomma, quindi su questo diciamo siamo anche meno veloci di prima, però abbiamo comunque sempre l'indirizzo di posta. Allora, ormai diciamo le associazioni, come diceva lei, anche le più piccole ci contattano direttamente o direttamente sull'indirizzo di posta oppure sul mio indirizzo personale, che comunque è sempre sul sito, e inviandoci anche del materiale, una brochure, un dire guardate noi ci siamo, abbiamo iniziato a fare questo tipo di attività, speriamo di incontrarci prossimamente, piuttosto che, ecco, cosa che noi poi facciamo ovviamente è divulgare un po' sia al servizio sociale che ovviamente ai colleghi del segretariato, per fare immediatamente una stampa della brochure o comunque delle informazioni più diciamo significative ed utilizzarle come servizio, sempre per avere quella banca dati risorse che per noi è fondamentale ed è sempre stata fondamentale. Sì. Quindi chiariamo una cosa per i cittadini, magari lo stava dicendo, l'ho anticipato e mi scuso se l'ho interrotta. Il tutto avviene ovviamente attraverso un patrocinio del municipio, perché come ricorderete, no, perché noi lo sappiamo, ma i cittadini magari no. Come è successo a inizio pandemia, noi abbiamo dedicato una parte del sito del municipio esclusivamente all'emergenza, e man mano che ci pervenivano delle richieste, alcune sono arrivate addirittura a questa commissione, noi trasmettevamo alla presidenza del municipio queste richieste, queste, come dire, volontà di collaborazioni, e poi avviene un contatto e quindi l'assegnazione di un patrocinio in maniera tale che venga ufficializzato comunque questo servizio. A quel punto può essere poi divulgato alla cittadinanza, perché c'è comunque una verifica da parte dell'amministrazione prima di instaurare dei rapporti di collaborazione. A parte Croce Rossa, noi abbiamo avuto decine di collaborazioni nel periodo della pandemia, per la consegna dei medicinali a casa, per la consegna degli effetti personali in ospedale, per l'assistenza, che ne so, l'acquisto di farmaci, eccetera, eccetera. Non la sento più. Quindi, eccomi. Okay. Quindi diciamo, sì. Ecco, io l'ho interrotta, però immagino stessi andando in questa direzione, no? Nel senso, allora, poi come si esplicano questi rapporti in effetti poi col terzo settore, col volontariato? Diciamo che se parliamo di patrocinio già parliamo di un livello di collaborazione diverso, superiore, per il quale appunto abbiamo ovviamente, o come dire, un itinerario a partire anche dall'assessorato, poi alle politiche sociali, quindi diciamo che il patrocinio ha una valenza un tantino diversa anche a livello amministrativo. Quello che di cui parlo io invece è una collaborazione innanzitutto molto basilare, data da informazioni corrette, da verificare e verificabili, che possono essere ovviamente divulgate. Quindi quando l'associazione mi dice che vuole incontrarci, ultimamente meno ovviamente, ma insomma che vuole, che noi abbiamo i suoi dati, i suoi riferimenti, perché sta facendo sul territorio un certo tipo di attività, un certo tipo di lavoro, io ne prendo atto semplicemente e lo annovero all'interno di una banca dati, sapendo perfettamente che, come dire, l'informazione a 360 gradi non si nega a nessuno, l'importante è che sia sempre, io dico, aggiornata e verificabile all'interno dei siti istituzionali di ciascun ente e di ciascuna associazione, ecco. Quindi volontariamente fate una mappatura delle, sì, realtà del territorio, sì, praticamente. Sì, sì, ma in qualche modo
considerando appunto che sono tanti anni che siamo sul territorio, in qualche modo ci viene anche, come dire, veniamo anche invitati dalle associazioni a prendere nota della loro esistenza sul territorio per poter divulgare anche quanto viene fatto a livello sia territoriale che comunale. Ecco, certo. Diciamo si è creato un bel circuito. Una bella sinergia, sì. E questo è uno dei lavori, diciamo, che come stava dicendo vengono fatti in back office, tra quelli che appunto abbiamo pure altri elencati, insomma. E questo vi dà anche il polso della situazione rispetto, cioè oltre a quello che avete ovviamente rispetto alle domande che vi pervengono direttamente, questo vi aiuta un po', come dicevamo, anche a mappare il bisogno sociale all'interno del territorio, no? Sì, certo. È uno strumento aggiuntivo, è uno strumento aggiuntivo. Quindi il vostro è, come lei lo indica, un osservatorio, cito testualmente, un osservatorio privilegiato delle problematiche sociali del territorio. Cioè non poteva essere espresso con termini migliori rispetto a questo, no? Perché sì, avete appunto una panoramica a 360 gradi su quelli che sono i bisogni del territorio. Ed è poi grazie a questo che voi, cioè che comunque vengono dovrebbero essere strutturati i servizi, no? In base alla domanda, perché voi fate un lavoro non solo informativo, non solo di supporto, ma anche di analisi specifica del bisogno e dei dati sul territorio. Sì, però mi sembra che nel nostro municipio questo, devo dire, mi sembra che sia un elemento abbastanza acquisito. Cioè, sì, partiamo dalla realtà del territorio per costruire progetti. Questo credo che sia abbastanza acquisito e che sia stato acquisito negli anni come un elemento, diciamo, di sostanza e di merito. Sì, no, perché questo consente, come dice lei, poi di appunto strutturare le politiche sociali non sul nulla, ma su dati reali e su bisogni reali della cittadinanza. Sì, assolutamente. E questo è come dire, è un vestito a modello rispetto a quello che è la necessità del territorio. Sì. Rispetto all'agenda unica, se può approfondire gentilmente il discorso dell'agenda unica. È importante perché comunque ovviamente, come vi potete immaginare, avendo un territorio così vasto, avendo due sedi di servizio sociale, orientativamente siamo circa 14, diciamo così, adesso forse un po' di meno, un po' di colleghi in meno a Cinecittà, un po' più a Fortifiocca, ma come sapete anche per motivi di spazio, avevamo bisogno come segretariato di avere la possibilità dalle due sedi differenti di segretariato di prendere un appuntamento. E quindi abbiamo fatto un'agenda informatizzata e per questo ringrazio il nostro preziosissimo tecnico informatico che insomma sono un po' di anni che ci segue, e a fare appunto questa agenda in cui abbiamo i nominativi di tutte le assistenti sociali delle varie aree di servizio a cui poter, appunto, con cui poter prendere appuntamento. È chiaro che l'innovazione e comunque per noi la necessità è che nel momento in cui io prendo appuntamento in quel giorno, in quell'ora, con quell'assistente sociale, i colleghi dell'altra sede del segretariato lo vedono sulla nostra intranet, che ovviamente condividiamo, e quindi prenderanno l'appuntamento con quell'assistente sociale in un altro orario, in un altro giorno. E questo, questo non è poco. Questo non è poco, perché, perché in base alle disponibilità, degli assistenti sociali derivate dagli appuntamenti già presi, dall'uno o dall'altra sede voi tempestivamente potete prendere l'appuntamento lì dove è libera, c'è appunto la disponibilità. Anche questa è un'altra ottimizzazione assolutamente notevole. Senza dubbio. E questo è importante e quindi fa parte di come dire, di quegli elementi, strumenti informatici che fortunatamente insomma da un po' di anni abbiamo, non tanti, come stava dicendo, sono 8 anni, noi abbiamo iniziato questo accorpamento, forse ecco non l'abbiamo messa in piedi immediatamente, però diciamo l'abbiamo messa in piedi dopo
un inizio, anche per capire cosa in effetti ci serviva, cosa era necessario per poter lavorare, poter garantire comunque ai cittadini, io dico, un'accoglienza dignitosa, ovviamente potremmo fare molto meglio e molto di più. Per le energie, le risorse, gli orari, i tempi che abbiamo, credo che insomma abbiamo cercato di fare quello che insomma è stato possibile. Ecco, io ogni tanto ho qualche problema con la rete, quindi non sparisco, ma sono costretto a disattivare il video, sì, in alcuni momenti. Sì. Però ci sono. Va bene, quindi questo era, diciamo, un altro passaggio secondo me assolutamente fondamentale da dover sottolineare. Rispetto al resto, io credo che la discussione di oggi sia molto ricca e sarà utilissima a quei cittadini e a quelle cittadine che poi vedranno la registrazione o avranno modo di leggere il verbale. Ovviamente noi siamo abituati poi ad inviare ai nostri partecipanti, quindi anche a lei, una copia del nostro verbale della seduta odierna. Quindi diciamo, una volta accolti i cittadini al segretariato sociale, vengono registrati nella banca dati con l'esito dell'ascolto e dell'accoglienza e quindi, come ci diceva prima, con un'eventuale presa in carico o di invio ad altri servizi, ci faceva l'esempio dell'anagrafico. Quindi in questo modo voi avete una tracciatura completa dei cittadini rispetto a quando è avvenuto il primo contatto, al tipo di servizio del quale il cittadino ha usufruito. Ha il microfono disattivo, dottoressa? Ecco. Quindi vi dà una panoramica, come dicevamo prima, a 360 gradi sui bisogni, sulle esigenze, ma anche sui contatti da parte dell'utenza. Diciamo, di tutta questa area, come giustamente stava dicendo, dell'accoglienza e quindi dell'invio. Ecco, questa è la nostra panoramica, dall'accoglienza all'invio. È chiaro che poi continuiamo ad avere rapporti abbastanza quotidiani con il servizio sociale, quindi quando appunto ci richiamano le persone, eccetera, noi poi sappiamo appunto dalla banca dati se la persona è già seguita, se non è seguita, di che cosa potrebbe avere bisogno, contattiamo in caso l'assistente sociale, diciamo, che segue la situazione, insomma, facciamo un po' anche, io dico, non solo da mediatori, ma anche da facilitatori di rapporti dove è possibile con il servizio sociale. Quindi questo è proprio, come dire, un lavoro difficile, complesso, ma da quello che lei ci ha raccontato e da quello che vediamo con i nostri occhi è ben strutturato. È ben strutturato e affronta una complessità con un territorio che è il più popoloso della città, perché parliamo all'incirca di 308.000 abitanti, almeno quelli risultanti dall'ultimo indice Istat, però probabilmente saranno molti di più, saranno cresciuti nel frattempo e sicuramente non è facile, considerando, diciamo, anche gli strumenti a disposizione. Ciò nonostante, avete dato il massimo con quello che avevate a disposizione. Poi ci diceva che l'ente che gestore produce, come? Forse 310.000 abitanti ultimamente. Sì, io ricordo 310.000, già. Non capisco perché il sistema mi dice che rimangono solo 5 minuti per la riunione, non so perché, mi è arrivato questo messaggio, forse sarà un aggiornamento della piattaforma, va bene. In ogni caso, vabbè, semmai riavviamo, non c'è un problema. A questo punto... Scusami, dottoressa, vedi i minuti scorrere della registrazione, io vedo solo... In questo momento siamo 2 ore 06 e 54 secondi. Io vedo che il contatore va avanti, in effetti. Sì, anche quindi io. risulta comunque avviata e in corso la registrazione. Va bene, dottoressa, io non so se vuole aggiungere qualcos'altro,
perché per noi, per me personalmente è stata molto molto esaustiva e ripeto, sarà una commissione utile questa videoregistrazione per i cittadini, per capire un po' la complessità e la forza di questo servizio che è lineare, diciamo, su tutti i servizi sociali a 360 gradi. Diciamo che l'ultima cosa che dirò, ma soltanto in termini di rappresentazione, a volte delle difficoltà che viviamo noi, io dico anche come dipendenti pubblici, perché questo va detto, altrimenti non saremmo neanche poi trasparenti fino in fondo, e che spesso questi servizi che noi abbiamo, insomma, come abbiamo un po' detto tutti oggi, sono servizi essenziali, sono servizi a 360 gradi, sono servizi, come dire, che sono anche un po', come l'abbiamo sempre definito così, passatemi il termine, un po' il biglietto da visita, no, del municipio, poi vengano, insomma, negli anni invece ridotti, perché questo va detto, insomma, vengano ridotti, vengono in termini di personale, in termini di ore, e questo con grandissima preoccupazione, certo. Grandissima difficoltà a volte per, come dire, mantenere comunque quello che io dico, di cui i cittadini hanno diritto, che è un servizio di qualità. Ciò nonostante riuscite a mantenere uno standard qualitativo d'eccellenza. Purtroppo, come lei ben sa meglio di me, meglio di noi, il numero degli assistenti sociali, come dicevamo prima, è il 50% più o meno in tutti i municipi, rispetto all'esigenza, il rapporto che dovrebbe essere, se non ricordo male, 1 a 5.000. A 5.000 abitanti, e siamo adesso probabilmente con gli ultimi ingressi siamo intorno a 1 a 9.000 o 1 a 8.000. Comunque quasi il 50%, quasi il 50%. Il nostro municipio credo siamo a 1 a 11 o 12.000. Ecco, quindi... No, noi dovremmo essere il doppio, lo dicevo perché sono documentata su questo rispetto ai cittadini. Quindi questo va detto, ma non perché uno si debba piangere addosso, ma perché anche il cittadino credo che abbia diritto a sapere in che termini a volte anche il dipendente pubblico, che a volte viene vissuto più come un nemico che come un amico, è in che condizioni lavora. Sì, perché questo è veramente importante, perché da cittadini noi vediamo semplicemente che c'è un ritardo, punto. Però non conosciamo il dietro le quinte, non sappiamo gli strumenti, non conosciamo il numero del personale a disposizione, noi pensiamo semplicemente che abbiamo un diritto e ne dobbiamo usufruire, punto. Però c'è tanto altro dietro, e questo i cittadini credo che sia giusto e corretto che lo sappiano, proprio perché, come dire, sono protagonisti. Io li ritengo molto protagonisti, non solo, ultimamente li ritengo sempre di più protagonisti competenti, perché a volte sono i cittadini che vengono a dire noi delle cose che magari ci sono sfuggite, ahimè può capitare, quindi bisogna essere rispettosi dei cittadini, e i cittadini devono essere sempre di più documentati rispetto a quello che avviene sotto i loro occhi, sotto il loro naso. Ma questo lo dico anche da cittadina, ovviamente. Va bene, io concluderei qui intanto ringraziandola, e anche per poi lasciarla al suo lavoro principale. Noi le abbiamo occupato quasi l'intera mattinata, quindi... Con un lavoro così complesso come il suo è un problema non indifferente, però era importante per noi, specie in questo momento, fare un passaggio, rifare un passaggio, perché ci eravamo già visti circa un anno e mezzo fa, insomma. E l'unica cosa che le chiedo, laddove fosse possibile, ovviamente con l'oscuramento di tutti i dati personali, eccetera, nel momento in cui avrete il report da parte dell'ente, avere delle informazioni rispetto alle numeriche. I nostri report, lo dico, anzi mi dà l'opportunità di dirlo, sono report assolutamente anonimi. Noi parliamo di numeri, parliamo di fragilità, parliamo di servizi richiesti, parliamo di, come dire, di bisogni sociali. Sì. Ecco, i nostri report sono fatti così. No, lo dico anche ai colleghi che sono nuovi di questa commissione, sì. Per esempio, certo. Sandro, la dottoressa Paradiso e il suo ufficio hanno fatto una raccolta e un report che ovviamente è stato inserito nel piano di zona municipale. Quindi quando sono stati costruiti i tavoli di lavoro del piano di zona, si è partiti da quei dati per costruire il piano di zona municipale. Capite l'importanza di questo servizio?
Cioè l'importanza di questo servizio è proprio questa, cioè capire il bisogno del territorio e in base a quello costruire poi le politiche sociali del municipio. Quindi veramente ancora grazie dottoressa, grazie per la partecipazione di oggi, ma in generale per il lavoro suo e di tutte le sue colleghe e colleghi dei servizi sociali, perché lavorate in condizioni difficili, ma veramente fate un lavoro d'eccellenza. Grazie e buon proseguimento. Grazie a lei, buon lavoro e buon fine settimana. Alla prossima, altrettanto arrivederci. Grazie. Grazie dottoressa. Arrivederci, grazie. Bene colleghe e colleghi, allora proseguiamo con l'ordine dei lavori. Abbiamo al secondo punto l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Abbiamo, Claudia, correggimi se sbaglio, un solo verbale da approvare. Adesso vado a recuperarlo ed è quello. Invece c'era un verbale di una congiunta che avevamo approvato, credo, però doveva ancora essere approvato dalla commissione terza. Devo ricostruire un attimo ancora che percorso ha avuto quel verbale lì per avere ok compiuto. Allora se facciamo questa verifica così magari poi si procede, se anche loro hanno approvato procediamo alla pubblicazione su deliberazione e atti, grazie. Allora se mi segui è del 18 dicembre, se mi segui con il foglio firme andiamo in lettura del verbale. Una domanda Antonio, possiamo approvarlo in tre? Sì. Ah, perfetto. È sufficiente, sono sufficienti tre colleghi. Tanto ne abbiamo solo uno, quindi faremo abbastanza velocemente. Sì, no, era solo perché mi ricordavo quattro, non so perché. No, con l'aggiornamento del numero dei membri di commissione sono sufficienti due membri per la discussione e tre membri per l'approvazione dei verbali o per la votazione di atti. Allora, vado velocemente in lettura. Il giorno 18 del mese di dicembre 2020 alle ore 9, in videoconferenza attraverso la piattaforma informatica utilizzata dall'amministrazione, si è riunita l'intestata commissione convocata alla stessa ora per l'esame del seguente ordine dei lavori. Al punto primo, area psicologica e sottoarea progetto per il supporto psicologico, servizio assistenza domiciliare e relazione sullo stato del servizio. 2, approvazione verbali sedute precedenti, 3, varie ed eventuali. Consiglieri presenti alle 9, Principato? Sì. Toti? Sì. Tripputi? Sì. Assenti quindi Ferrauto? Sì. Candigliota? Sì. Vitrotti? Sì. Per la direzione socio-educativa, servizio pianificazione e coordinamento tecnico dei servizi sociali e dell'inclusione sociale, area psicologhe, la referente del progetto per il supporto psicologico, servizio assistenza domiciliare, psicologo direttivo, dottoressa Rosa Maria Di Rico. Sì, guarda, correggo giusto, è altresì presente, forse era rimasto perché la volta precedente c'erano due assistenti, quindi metto al singolare, altresì presente, ok, adesso mi sono accorta. Segretaria verbalizzante, istruttrice amministrativa D'Ambrosio. Alle 9 il presidente è constata la presenza del numero legale, quindi la validità della seduta per i lavori delle commissioni. Della commissione. Alle 9.02 entra il consigliere Candigliota? Sì. Il presidente, dopo aver informato i presenti alla registrazione audio-video in corso della seduta che verrà pubblicata sul canale YouTube del Municipio 7, affronta la trattazione del punto 1 all'ordine dei lavori e cede la parola alla dottoressa Di Rico, la quale chiede di poter illustrare la relazione sull'argomento in discussione dalla medesima redatto. La dottoressa Di Rico si presenta ai commissari ed informa che la sua attività si occupa prevalentemente della consulenza psicologica presso l'ufficio diritti di cittadinanza Municipio 7 in collaborazione con le assistenti sociali dottoresse Tatiana Connella e Manuela Tittarelli, le quali nella gestione dell'inserimento di cittadini con difficoltà nei programmi di tirocini, borse lavoro, necessitano di un supporto psicologico per effettuare gli abbinamenti ottimali. La dottoressa Di Rico precisa che l'esatta dicitura del progetto in esame è emergenza emozionale, condivisione e contenimento. Dalla medesima così intitolato è nato da una sua proposta che è stata avviata nella prima fase dell'attuale emergenza sanitaria nello scorso mese di marzo 2020, tuttora in corso, consistente nell'offrire un sostegno psicologico ai genitori dei minori con disabilità e agli utenti con disabilità fisica del Municipio 7. A riguardo la dottoressa informa che il progetto si pone in continuità con gli incarichi alla medesima assegnati al mese di settembre 2019 dal direttore dell'area socioeducativa, in cui una parte del lavoro part-time è dedicato alla conduzione di un gruppo di self-help di genitori di minori con disabilità seguiti in assistenza indiretta e o mista.
che attraverso tecniche di brainstorming si è dato il nome e la voce degli angeli per dare voce ai propri figli. Attualmente il progetto è sospeso vista l'impossibilità di incontri in presenza. La dottoressa, precisando pertanto di non occuparsi direttamente dell'assistenza domiciliare in favore degli utenti con disabilità, informa che relativamente allo specifico progetto in esame è stato previsto un raccordo con le assistenti sociali referenti all'area SAISH, dottoressa Rita Simone Irma Lamelza. Il progetto consiste in una sorta di sportello di ascolto e comprensione delle problematiche che l'utenza sta vivendo a causa delle emergenza sanitaria e non potendo coinvolgere tutti gli utenti per mancanza di ore a disposizione, si è scelto di coinvolgere la fascia di utenti fragili portatori di disabilità. La dottoressa evidenzia che i contatti con gli utenti sono stati soprattutto sollecitati e hanno coinvolto utenti già in assistenza e conosciuti della medesima. Tra questi, la dottoressa Di Rico informa che si è effettuata una concreta presa in carico che tuttora prosegue con cadenza settimanale di un utente che versa in condizioni di estrema gravità, il cui sostegno psicologico è rivolto anche nei confronti della famiglia in quanto particolarmente provata. La dottoressa rileva che il progetto in discussione avrebbe potuto ricevere una maggiore pubblicizzazione, soprattutto in termini di presenza e vicinanza delle istituzioni alle persone con disabilità in un momento storico così particolarmente delicato. Alle ore 9.14 entra il consigliere Gugliotta in sostituzione della consigliera Vitrotti. Sì. Su richiesta di precisazione del Presidente, la dottoressa informa che il servizio in esame è riservato al target di persone più fragili con disabilità, in particolare fisica, in quanto per coloro che hanno disturbi mentali non sarebbe stato possibile fornire loro un'assistenza telefonica, ma sarebbe stato necessario effettuare uno screening specifico, evidenziando altresì che trattasi di un servizio transitorio ed aggiuntivo legato al periodo emergenziale. Prosegue procedendo con la lettura di un estratto della relazione della medesima redatto sul progetto in discussione che a seguire testualmente si riporta. Nelle situazioni di emergenza bisogna prestare molta attenzione agli interventi che vengono messi in atto al fine di ridurre il rischio di peggiorare le situazioni già di per sé problematiche. Il primo livello di intervento, infatti, presuppone un'attenta analisi della domanda espressa e quindi dei bisogni psicologici sottesi alla richiesta di aiuto. Ciò consente di valutare l'intervento più appropriato ed efficace, che in ultima analisi potrebbe anche prevedere un invio per una presa in carico più mirata e specialistica. È altresì prioritario mitigare il livello di stress attraverso il riconoscimento e la valorizzazione delle risorse individuali e collettive. Il focus deve essere mantenuto sulla normalizzazione delle risposte emotive. Sentimenti quali la rabbia, la paura e l'impotenza sono reazioni fisiologiche e pertanto devono essere accolte e legittimate. Alle ore 9.32 esce la consigliera Tripudi? Sì. La dottoressa, nell'evidenziare l'importanza dell'aspetto legato nella specie alla prevenzione, riferisce che dai contatti avuti si è potuto ravvisare che in maniera significativa il dato più diffuso ha riguardato il senso di malessere e insofferenza per l'immobilismo forzato ed una generalizzata sensazione di sentirsi al sicuro solo se protetti dalle pareti della propria abitazione, mantenendo le relazioni sociali tramite prevalentemente social network. In merito all'attività di collaborazione sopra riferito nell'ambito dello sviluppo dei progetti individuali per le borse lavoro, il Presidente Principato propone di valutare un coinvolgimento a riguardo dei gestori degli esercizi commerciali attraverso l'interessamento della Commissione Seconda Commercio, al fine di poter individuare un canale di facilitazione per l'incontro tra domanda e offerta e l'inserimento nel mondo del lavoro degli utenti fragili, ad esempio attraverso l'istituzione di un tavolo diretto all'attivazione di un protocollo di intesa. A riguardo, la dottoressa ritiene che una volta superato almeno in parte il delicato periodo legato all'attuale emergenza sia possibile avviare un lavoro preparatorio di ricognizione per individuare un elenco di persone che manifestino un interesse ed una disponibilità a collaborare sui progetti di inserimento senza che ne siano successivamente vincolati. In merito, il consigliere Candigliota, nella sua qualità di vicepresidente della Commissione Seconda, ritiene che superata la fase maggiormente critica dell'emergenza possa valutarsi l'istituzione di un tavolo di lavoro con l'associazione commercianti al fine di una collaborazione sulla questione in discussione, potendo valutare altresì la convocazione di una commissione congiunta commercio, politiche e sociali, avendo tuttavia preventivamente individuato, per sottoporlo alla categoria nel caso di una collaborazione, la tipologia di impegno richiesto e la ripartizione degli adempimenti in capo ai commercianti e all'amministrazione. In questo minutaggio adesso lo posso levare, se il passaggio va bene. Sì, va bene Marco? Perdonami, ma non ho sentito bene, cioè ho stato un attimo, ho sentito solo Marco Candigliota e poi mi sei levato tutto.
Allora te lo ripeto, sì. Parlando di te, il consigliere Candiota ritiene che superata la fase maggiormente critica dell'emergenza possa valutarsi l'istituzione di un tavolo di lavoro con l'associazione commercianti al fine di una collaborazione sulla questione in discussione, potendo valutare altresì la convocazione di una congiunta commercio politiche sociali, avendo tuttavia preventivamente individuato, per sottoporlo alla categoria nel caso di una collaborazione, la tipologia di impegno richiesto e la ripartizione degli adempimenti in capo ai commercianti e all'amministrazione. Era un po' quello che ci dicevamo l'altra volta, no? Sì, sì. La dottoressa Di Rico, mostrandosi favorevole alle proposte, rendendosi disponibile alla partecipazione di un eventuale incontro con la presenza delle associazioni commercianti, ricorda la necessità, prima di un coinvolgimento delle figure che operano nel mondo del lavoro, di avviare un'interlocuzione con gli uffici municipali che hanno in carico il servizio in esame, vista l'importanza al riguardo della memoria storica sul lavoro in essere, per conoscere la banca dati esistente, la tipologia di utenza e le disponibilità economiche. Claudia, se gentilmente prendiamo nota di questa cosa. Sì. Perché lei ci suggeriva giustamente un passaggio prima con le assistenti sociali che hanno in carico il servizio e poi eventualmente sviluppare quel sì, progetto. Tu a seguire riepiloghi e riassumi e valuti quindi come procedere, è scritto così. Ah, ecco, perfetto. In conseguenza a quanto sopra emerso, il Presidente ritiene utile possa programmarsi un nuovo incontro con l'odierna invitata alla presenza delle assistenze sociali Gonnelli e Tittarelli, perfetto, per un'analisi approfondita degli aspetti amministrativi e tecnici che interessano la questione in argomento e al termine coinvolgere eventualmente una commissione congiunta commercio e sociali, le associazioni commercianti e il Municipio 7. Quindi inseriamolo nella programmazione delle commissioni. Sì. Grazie. In conclusione all'illustrazione in esame, la dottoressa, informando che il progetto è stato volto soprattutto al riorientamento cognitivo per favorire l'espressione della capacità di coping delle persone, adattamento ad una situazione stressante, che rischiano di essere ridotte a causa della situazione emergenziale, ed è stato altresì volto a contenere gli stati emozionali di paura e panico, informa che tra i risultati significativi, ravvisati dai contatti avuti, oltre al senso di malessere per l'immobilismo forzato, vi è stato l'umore altalenante, i disturbi del sonno, il sentirsi in preda ad emozioni negative quali paura, malinconia, rabbia e tristezza, stati d'animo che purtroppo stanno nuovamente travolgendo la popolazione visto il riacutizzarsi dell'emergenza sanitaria. Terminata l'illustrazione, non sussistendo altre richieste di intervento da parte dei presenti sull'argomento in esame, il Presidente ringrazia e congeda la dottoressa Di Rico e passa alla trattazione del punto 2, approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Viene letto ed approvato il verbale numero 28 della seduta dell'11 dicembre? Sì. Esaurito l'esame al punto 2 all'ordine dei lavori, il Presidente passa alla trattazione del punto 3, varie ed eventuali, chiedendo ai commissari se vi siano eventuali richieste di intervento in merito. Prende la parola il consigliere Todd, il quale chiede di poter conoscere eventuali aggiornamenti in merito all'erogazione dei contributi buoni spesa. Il consigliere riferisce inoltre di aver appreso che il vicepresidente del CSA Morena non ha accettato la responsabilità di sostituire il presidente del centro, evidenziando l'attuale difficile situazione creatasi, e chiede al Presidente di poter conoscere come si valuterà di intervenire al riguardo. In merito, il Presidente ricorda che sarà trasmessa a breve ai CSA la comunicazione relativamente alla prevista scadenza dei mandati e della disposizione di una proroga dei mandati stessi a data destinarsi. Vi posso confermare che la comunicazione è stata inviata sia al coordinamento municipale che a tutti i presidenti dei centri sociali anziani, perché poi è arrivata un'ulteriore comunicazione da parte del Dipartimento Politiche Sociali in merito, quindi ricalcando questa noi lo abbiamo comunicato a tutti i presidenti dei centri anziani. In relazione alla questione del CSA di Morena, il Presidente ricorda che attualmente vige la disposizione di chiusura dei CSA, pertanto non sussiste ad oggi una problematica di gestione relativamente all'assunzione di responsabilità. A riguardo il Presidente precisa che nel momento in cui la normativa e le condizioni legate all'attuale emergenza sanitaria lo consentiranno, si procederà all'elezione dei singoli comitati di gestione provvedendo a condividere con i commissari i relativi aggiornamenti. Relativamente ai buoni spese, il Presidente informa che è presente una comunicazione pubblicata al riguardo sul bollettino della Regione Lazio e ad oggi BURL con la L finale, e ad oggi non si hanno avuto comunicazioni da parte del Dipartimento, pertanto si provvederà ai dovuti approfondimenti sul tema. Alle ore 10.37 esce il consigliere Candigliota? Sì. Il consigliere Todi chiede di poter inserire tra gli argomenti all'ordine dei lavori della prossima seduta utile di commissione la questione relativa agli aggiornamenti sull'erogazione dei buoni spesa, proponendo di invitare gli uffici del servizio sociale competenti. Lo inseriamo nella programmazione? Sì. Grazie. I commissari a riguardo si dichiarano concordi. Non sussistendo altre richieste di intervento in merito alle varie ed eventuali, il Presidente chiude la seduta alle ore 10.38? Sì. Ok, ci sono richieste di intervento sul verbale?
No, allora, il presente verbale è letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta dell'8 gennaio 2021. Sì. Ok, non abbiamo altri verbali da approvare, quindi possiamo passare all'ultimo punto delle varie ed eventuali. Ci sono richieste sulle varie ed eventuali? Vediamo, Sandro. Prego, Sandro. Presidente, no, volevo sapere, perciò i buoni spesa li metti in una prossima commissione? Una prossima sì, commissione. Noi avevamo fatto una serie, una programmazione fino a fine gennaio. Fino a fine gennaio, tra l'altro in questo momento ci è arrivato, avrete notato per posta, anche un documento comunale sul quale esprimerci relativo alla riorganizzazione dei servizi, quindi abbiamo un parere anche da esprimere. Cerco di incastrarlo nella prima seduta utile, appena possibile lo inseriamo. Claudia, se gentilmente mi ricordi questa cosa, inseriamo questa richiesta di aggiornamento, magari facciamo una nota proprio di richiesta. Nel frattempo possiamo fare una nota di richiesta per capire all'assessore al direttore Draghi se sono arrivate delle comunicazioni da parte del Dipartimento Politiche e Sociali. Così magari nella prima seduta utile, anche nelle varie ed eventuali, intanto cominciamo a fornire un'informativa. Poi okay. Sandro, se ci sarà necessità di approfondire, ad hoc, però nel frattempo almeno cerchiamo di prendere le informazioni. Scusami Presidente, tu parlavi della richiesta di parere che riguardava il regolamento di organizzazione dei servizi sociali? No, la nota è relativa al discorso dei nuovi buoni spesa, perché c'è una nuova erogazione dei buoni spesa, ne abbiamo parlato in quella seduta, sì. Però era ancora presente nel burl, non so come poi e se già il Comune di Roma, quindi il Dipartimento Politiche e Sociali, ha recepito quella cosa, sì, se sono stati trasferiti i fondi, insomma dobbiamo fare un aggiornamento, una panoramica su questa rispetto cosa. Rispetto invece al parere che hai detto che è arrivato, la proposta di deliberazione, ne sono arrivati due mi pare. Uno scade il 3 febbraio, è il regolamento di organizzazione dei servizi sociali. Esatto, mi riferivo a quello. Esatto, e l'altro però ne è arrivato uno proprio sotto le feste, adesso lo recupero un attimo, me l'ero messo da parte, e scadeva il 5 gennaio ma è stato prorogato, ed era una schema di deliberazione, autorizzazione e iscrizione al CSA del municipio 7 di anziani residenti nei municipi limitrofi. Allora, sentiamo. Allora, questa è una, come sapete, una delibera di prassi che facciamo, no? Sì. Per andare a ratificare queste richieste di iscrizione. Capiamo con gli uffici, considerato che in questo momento i centri sociali anziani sono chiusi, se comunque possiamo procedere in tal senso. Quindi sentirei la direzione socioeducativa se possiamo procedere comunque a fare questa ratifica, perché se così è possibile, me lo ricordo e lo inseriamo, tanto si tratta veramente di pochi minuti, per inserire questa cosa in una prossima seduta, visto che comunque ha una scadenza il 15, mi hai detto? No, la scadenza era il 5 gennaio. Ma è stata prorogata? È stata prorogata, mi pare, di 15 giorni, devo rivedere le mail. Di 15 giorni, ok. Sì. Ecco, allora abbiamo questi due pareri, diciamo, da esprimere in questo momento. Allora, intanto vi invito a leggere quello sulla riorganizzazione dei servizi sociali, perché il documento è molto lungo, molto complesso e molto interessante, perché spiega proprio nel dettaglio come funzionano i servizi sociali. È un'email del 4 gennaio 2021 alle 17:13 trasmessa da Tiziana Vitale. Perfetto. Quindi è la richiesta protocollo. Protocollo 35119. Questa è del RC. La nostra è il numero 22. La nostra è C22 del 4 gennaio con scadenza 3 febbraio. Tra l'altro, questa è stata inviata alle commissioni quarta e sesta, perché come sapete la sesta si occupa anche di regolamenti. Quindi vediamo un attimo, mi sento con Pompei e cerco col Presidente della Commissione Sesta per capire se possiamo fare magari ciascuno un'ordinaria per trattare l'argomento, per vedere il testo, e poi magari una congiunta per l'espressione parere. Su questo vi faccio sapere. Claudia, se puoi prendere appunti su questa cosa, così facciamo una verifica.
altrimenti ciascuno si esprimerà per, come dire, per conto suo nelle relative commissioni, però ricade in mezzo alle due competenze, uno perché si tratta di riorganizzazione dei servizi sociali e l'altro perché si tratta appunto di un regolamento. Sandro, hai ancora la mano alzata, volevi aggiungere qualcosa? No, era soddisfatto. Ok. Marco, tu hai qualcosa da aggiungere sulle varie eventuali? Sì, vabbè, allora, come abbiamo detto prima, se vogliamo e lo riteniamo opportuno fare comunque una sorta comunque di atto di commissione, dove magari andiamo pure un po' a semplificare sia la vita di chi lavora, perché come abbiamo detto, se dobbiamo contare sulle forze dell'ordine che comunque vadano a fare i controlli, sappiamo bene come siamo messi con le forze di polizia locale, e quindi si creerebbe, allora, primo, un intasamento ulteriore, secondo, non avremmo comunque risolto il problema. Quindi la cosa che io, allora, il problema o va risolto a monte o altrimenti non riusciamo a risolverlo. Però, come abbiamo sempre fatto, non ci siamo mai tirati indietro anche di fronte a situazioni nazionali, sì. Magari provare a vedere se, magari, cioè, nel senso, noi come parte politica non possiamo metterci i paraocchi e far finta di non vedere determinate cose. Assolutamente, certo. Se ravvisiamo un problema, comunque noi lo poniamo in essere. Poi, dopo, se questo verrà preso o non verrà preso, questo... noi giustamente arriviamo fino al, diciamo, al settimo municipio, noi arriviamo fino a Porta Metronia, poi dopodiché, voglio dire, problemi non possiamo risolverne oltre quel confine, quindi di conseguenza questo non lo possiamo sapere. Però è ovvio che è come uno che ha il datore di lavoro, vede un problema e non lo va a riferire al datore di lavoro. E il datore di lavoro poi prenderà le dovute precauzioni o non le prenderà, questo poi dopo starà a lei decidere. Noi di fatto quello che dobbiamo fare, che il nostro impegno è comunque dirlo, quindi sì. Io credo che un atto di commissione potrebbe essere, e questo poi pure non so se Sandro è d'accordo, però voglio dire, anche perché parliamoci chiaro, di situazioni del genere io stando in periferia le vivo costantemente, nel senso sento a destra a sinistra quello che magari vive dalla parte, ma perché ha dichiarato questo, poi magari sta da tutt'altra parte, chiede finanziamenti con le finanziarie, e queste non, ovviamente glielo danno, perché non so se lo sapete, ma le finanziarie concedono anche su reddito non dimostrabile fino a un certo, fino a una certa somma. Ma sei d'accordo con le modalità che suggerivo io? Cioè di risentire di nuovo un attimo l'ufficio anagrafico e l'ufficio sociale che si occupa di questa cosa? Prima di... No. È ovvio, che ne pensi? Certo. Allora io direi, intanto puoi sentire, prima c'era la Vardi, adesso c'è la Parlati, quindi eventualmente magari di sentire la Parlati, cercare di reperire informazioni possibili, ho sentito ovviamente anche il sociale, perché se la dottoressa magari non se ne occupa in prima persona, magari se possiamo chiamare sia il sociale sia la Parlati e magari prendere quegli aspetti, anche se è abbastanza chiaro. Dovrebbe essere la dottoressa Connella che ancora si occupa di questa cosa, poi ci informiamo con esattezza, allora, però dovrebbe essere la dottoressa Connella come assistente sociale di riferimento su questa cosa. Allora guarda, io ti dico questo, tempo fa noi chiamammo la Vardè nella sesta commissione, ci mancava l'ultimo passaggio del sociale per chiarire questa cosa, che bene o male ci ha chiarito un po' la dottoressa, però è bene insomma chiamare il sociale e cercare di magari più. Ma di recente, Marco? No, abbiamo fatta credo almeno uno o due anni fa, adesso non ricordo. Ah, no, perché noi l'avevamo fatta, ti ricordi? Noi abbiamo fatto una quarta in Sala Rossa, credo sì. Un anno e mezzo fa, dove c'era la Vardè, dove c'era la Vardè, c'era la Connella, forse si riferisce a quella? Sì, probabile. C'era anche il direttore del municipio, c'era anche Menichini. Sì, probabile. Ok, però... allora recuperiamo il verbale di quella per rivedere un attimo la situazione e poi le invitiamo di nuovo per capire a che punto è, com'è la situazione attuale, e chiariamo questi aspetti che stai evidenziando, va bene? Dato che questa problematica si era già, diciamo, mi era già la scorsa volta,
E però non siamo andati poi avanti, ovviamente perché il lavoro è tanto, c'è pure tanta altra roba. No, no, pare che si fosse risolta proprio in quella sede, perché se ricordo bene era un problema di comunicazione tra gli uffici. Sì. E per questo invitammo anche il direttore del municipio e sembrava che si fosse risolta. Tu invece oggi stai tirando fuori un altro aspetto che secondo sì. me è importante da approfondire. Quindi direi rivediamoli tutti, sia l'anagrafico che la parte del sociale che gestisce questa cosa, capiamo a che punto è la situazione, se ci sono ancora delle problematiche, e poi a quel punto, come dicevi tu, se possiamo fare qualcosa a livello politico, anche attraverso un atto, a quel punto procediamo in questo senso. Però direi prima facciamo un'analisi con loro per avere un aggiornamento dello stato delle cose. Sei d'accordo? No, sì, sì, dico, io questa cosa l'avevo evidenziata, questo problema che ho tirato fuori oggi, l'avevo già evidenziato nella sesta commissione, questo lo feci mettere a verbale addirittura, che forse era più idoneo, magari era, non dicevo tanto, magari a 3 mesi, ma almeno a 6 mesi, 3 mesi sarebbe il top, perché ovviamente, ripeto, ognuno di noi la posta la prende quotidianamente, no? Certo. Voglio dire, io, questo è un servizio al cittadino, ma ovviamente non posso io servizio a favore del cittadino comunque farmi carico poi anche di un discorso di una posta che, voglio dire, va a riempire la nostra struttura e di lavoro e anche di spazio, insomma, perché questa è la cosa. Quindi l'avevo già sollevato a suo tempo, poi però non è stato approfondito. Io in questo caso però, dato che stiamo nella fattispecie analizzando proprio questa tipologia, sì, sarei propenso magari, ecco, invitarle in commissione, chiarire tutti gli aspetti che magari ci possono sfuggire, magari sì, facciamo anche un refresh, ecco, diciamo così. Va bene, della sono d'accordo. E poi però successivamente magari redigere un atto di commissione che magari... valutare le azioni. Certo. Perfetto, va bene, siamo d'accordo. Se non c'è altro, ci avviamo a... Un'altra cosa... vorrei ricordare che facciamo col discorso che avevo proposto delle mascherine. Col discorso delle mascherine dobbiamo rivedere un secondo l'atto. No, quindi c'è la pandemia, ve lo dico. Rivediamo l'atto, magari lo portiamo come bozza in commissione e lo depositiamo. Sì, io l'atto, insomma, te l'ho girato a te. Sì, insomma, quindi, sì, sì, certo, assolutamente. Lo portiamo in commissione, in una prossima commissione lo portiamo, e quindi vediamo se ci sono contributi anche dalle altre colleghe e colleghi. E... Non so se poi debba passare necessariamente comunque in una congiunta anche con scuola, adesso questo non lo so, poi lo valuterai tu, insomma, questa cosa. Non credo sia necessario, però ovviamente farò io un passaggio con Attilio Giannone, sicuramente farò un passaggio io con Attilio e lo possiamo anche invitare in commissione quarta, come abbiamo sì. fatto in passato, quindi sì, magari sì. lo invitiamo, lui o Roy, il presidente e il vicepresidente, che capiamo anche con loro, insomma, se anche loro hanno qualcosa da dire in merito, insomma. Però mi raccomando, perché le tempistiche capiamo bene, insomma, Lo so, le cose sono tante in effetti da fare, quindi stiamo cercando di incassare un po' tutto, non è semplice, però stiamo facendo il nostro meglio. Però quello che voglio dire, abbiamo visto che purtroppo e questo lo notiamo, poi voglio dire, credo un po' tutti quelli che hanno figli, insomma, che comunque a livello scolastico in questo momento particolare, per la situazione che si è creata pandemica, ovviamente ha creato dei cambiamenti nei nostri ragazzi, e questo io certo. lo noto personalmente anche spesso con mia figlia, insomma, no, ma vedo anche un po' tutti gli altri genitori. Questo avviene pure per un discorso che di situazione, ma anche per un discorso di comunicativo, e ripeto, come dicevo l'altra volta, la comunicazione passa anche attraverso il visivo dei bambini, figuriamoci poi per quei bambini che comunque hanno problematiche, faccio un esempio, non udenti, quindi magari non leggono il labiale, quindi già normalmente uno strato
evolutivo della comunicazione, anche per un bambino normodotato, diciamo, si ha una linea, insomma, che passa attraverso il verbale, comunque il labiale. Se, figuriamoci poi, ripeto, per quelli che invece hanno delle problemi. E quindi ricordiamoci che più andiamo avanti e più si hanno dei cambiamenti a livello educativo per questi bambini. Quindi non vorrei andare a finire troppo in là per creare poi, magari, ovviamente non so, creati da noi, questo è ovvio, però dobbiamo fare in modo di limitare i danni che ha creato poi la pandemia. Certo. Siamo d'accordo, va bene. Allora io a questo punto, se non c'è altro, chiuderei la seduta alle ore 11:31. Sì, interrompo la registrazione. Grazie.